Allora, buonasera. Buonasera e benvenuti a tutti all'ultimo incontro del ciclo Scrittura e Testualità. È il nostro ultimo incontro e io, cominciando, vorrei ringraziare tutti coloro che lo hanno permesso. In primo luogo, naturalmente, l'Accademia Nazionale dei Lincei, che ha ideato e finanzia il corso e ci permette di incontrarci e di scambiarci le idee. La Scuola Normale Superiore, che lo ospita e fornisce tutto il sostegno logistico, tutto il lavoro organizzativo. In particolare vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano all'Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne della Scuola Normale Superiore, e segnatamente Elisa Guidi, Riccardo Greco, Antonella Pascucci, Maria Giovanna Gungui, Andrea Freccioni, Daniele Leccese, Mario Venturelli, Gianmarco Collemi e Andrea Pantani, che ci hanno seguito con grande professionalità, cortesia, gentilezza, e ai quali va davvero il mio ringraziamento più sentito. Ne approfitto per darvi tre comunicazioni che riguardano: la prima, l'attestato di partecipazione al corso. Vi prego di pazientare qualche giorno, gli attestati sono molti, sono complicati da compilare, vi verranno inviati via posta elettronica nell'arco di qualche settimana, non abbiate pazienza. Vi ricordo che tutte le nostre lezioni vengono videoregistrate e poi caricate sul canale YouTube della Scuola Normale Superiore. Le potete rivedere, le potete segnalare naturalmente, anzi siamo lieti se le segnalate, non solo quelle che riguardano l'italiano, il nostro corso, ma naturalmente quelle che riguardano tutti i corsi che la Scuola Normale organizza insieme all'Accademia Nazionale dei Lincei e che trovate appunto tutte sul canale YouTube della scuola. Ultima cosa, vi pregherei di compilare il questionario di valutazione del corso, perché in questo modo possiamo raccogliere tutte le vostre critiche, che sono quelle che ci interessano di più, perché ci permettono poi di migliorare l'anno prossimo, quando spero di rivedervi, spero di vedere, incontrare e conoscere nuovi colleghi. E naturalmente l'ultimo ringraziamento è proprio per voi, che con la vostra motivazione, il vostro interesse, il vostro impegno, motivate anche noi, ci sentiamo così parte dello stesso meccanismo dell'educazione, che soltanto chi ci lavora dall'interno sa quanto è complesso, complicato e difficile delle volte da vivere nella quotidianità. Però questi momenti di incontro, di confronto, di idee, di esperienze, sono anche poi il bello, l'aspetto positivo del fatto che ogni giorno ci si ponga qualche problema. E vedere che i problemi non sono nostri, ma poi sono di fatto condivisi da gran parte di noi, diversamente affrontati, anche diversamente risolti, non so a voi, ma a me dà ancora un po' di fiducia nel sistema formativo. Allora, oggi è il nostro ultimo incontro, appunto, che come sapete è dedicato alla presentazione e discussione delle vostre esperienze didattiche. Cominciamo subito, quindi, con il primo intervento, con Maria Riccarda Grassi dell'Istituto Comprensivo di Montignoso, Scuola Media Giovan Battista Giorgini, che ci parlerà di comprensione del linguaggio burocratico.
pregherei naturalmente i relatori di rispettare il tempo dei 20 minuti in modo da avere poi un po' di tempo per la discussione finale. Grazie a tutti. Ormai 40 anni fa quasi, e sinceramente trovarmi in questa sala mi emoziona tantissimo. Entro subito nel merito del mio lavoro, ho preso lo spunto dalla prima lezione del nostro corso sul linguaggio burocratico, e ho voluto proprio mettere alla prova i ragazzi di una seconda della nostra scuola media. E siccome abbiamo quest'anno un problema nella nostra scuola, ma non un problema scolastico, che riguarda la nostra palestra, perché per problemi di acqua è stata chiusa e non è ancora stata riaperta, allora io ho proposto ai ragazzi proprio una circolare, la circolare vera, come poi mi hanno scritto loro, dove c'è un'ordinanza di riapertura della palestra, ma c'è anche la dicitura consiglio d'istituto che, nonostante il sindaco di Montignoso abbia dato l'ok per riaprire la palestra, ma senza poter utilizzare l'acqua erogata dalle docce e dai lavabi, il consiglio d'istituto ha deciso all'unanimità di non portare i ragazzi in palestra, perché non possiamo dire ai ragazzi andate in palestra e non lavatevi le mani o non andate in bagno. Pertanto l'attività motoria la svolgiamo in altri luoghi. Ora io ho dato, senza dire niente loro, ho proprio consegnato ad ogni ragazzo la circolare e poi ho provveduto a fare una comprensione del testo. Comprensione del testo, i primi hanno detto, ma prof, è una comprensione del testo un po' diversa da quelle che siamo abituati a fare. E allora io mi sono anche ricordata di una cosa. Spesso alla prova Invalsi, quando viene proposto ai ragazzi un testo che non è un racconto, che non è una pagina di diario, ma un testo tecnico, hanno maggiori difficoltà. Quindi ho detto provo e guardo che cosa viene fuori. E ho prodotto queste 10 domande, che ora andiamo a analizzare una per una con le risposte prodotte dai ragazzi. Alla prima domanda, che cos'è una circolare? È una lettera? È un avviso? Un insieme di parole dette dalla preside? Un foglio con informazioni mirate? Un documento? Una scheda per comunicare qualcosa? Una comunicazione? Nessuno ha dato una risposta tecnica. Nessuno ha detto che cos'è effettivamente la circolare, però si sono abbastanza difesi, perché comunque hanno capito che è un documento, è qualcosa di importante, è anche simpatico, un insieme di parole dette dalla preside. Io l'ho riportate fedelmente, perché ho voluto proprio che fosse una cosa spontanea. Qual è l'oggetto di questa circolare? L'uso della palestra. Quasi tutti gli alunni hanno risposto alla riapertura della palestra, ma col divieto di usare l'acqua. L'oggetto si riferisce alla palestra e l'oggetto è il divieto di usare l'acqua. Anche qui sono rimasta abbastanza soddisfatta delle risposte date. Ma entriamo ancora nel particolare. A chi è rivolta? E qui ho fatto una considerazione, che spesso i ragazzi leggono la prima frase e non vanno oltre, perché la circolare era rivolta ai genitori e all'insegnante di educazione motoria. Come potete vedere, tutti hanno letto ai genitori. Ai genitori, per loro si sono fermati proprio alle prime due parole, non sono andati oltre. Invece era anche rivolta all'insegnante di educazione motoria. Poi, ecco qui, che cos'è un'ordinanza?
E qui sono venute fuori proprio delle simpatiche risposte. È qualcosa che viene ordinato da un superiore, in sette hanno risposto non lo so, è una legge fatta dal comune, anche qui una comunicazione, un ordine del governo, è un foglio su cui ci sono scritte delle cose, è una dichiarazione di qualcosa che si può o non si può fare. Io naturalmente vi anticipo anche che dopo aver preso in visione tutte le risposte, ho fatto una bella e sana lezione di educazione civica. Ho ripreso in mano tutte queste definizioni e ho colto l'occasione per, anche per dare loro l'informazione corretta. Perché questa ordinanza è firmata dal sindaco di Montignoso? E allora qui, perché riguarda tutta Montignoso? Perché nel pomeriggio altri ragazzi fanno attività motoria nella stessa palestra. Per far capire che il sindaco è al corrente del fatto, perché il sindaco che ha disposto la riapertura della palestra, per far capire che non è una cosa falsa, perché approva quello che c'è scritto, perché la scuola è comunale, perché è una cosa importante, perché l'aveva fatta chiudere lui, per far vedere che è una cosa vera. Allora anche qui ho colto l'occasione per definire quali sono i compiti del sindaco di un comune. Il sindaco è la più alta autorità sanitaria di un comune, quindi ha anche il compito di vigilare sulla salute pubblica. Che cos'è l'azienda USL? Che è quella che ha fatto chiudere la palestra. È un'azienda che controlla l'acqua, è l'azienda che fa le analisi, qualcuno non so. È l'azienda che controlla negozi, scuole, ristoranti per la salute dei cittadini. E questa è forse la risposta più azzeccata. È l'azienda che analizza le cose, è l'azienda che si occupa dei prelievi, è l'azienda che verifica se l'acqua è buona e se non lo è può purificarla. Quindi ha anche il potere di purificare l'acqua, giustamente. Che cos'è il consiglio d'istituto? La maggior parte non sa dei nostri ragazzi che cos'è il consiglio d'istituto e quali sono i compiti del consiglio d'istituto. È un consiglio dove si decidono le cose per la scuola, è una riunione tra preside, vicepreside, professori e rappresentanti, sono i professori che si riuniscono per parlare degli alunni e dell'andamento scolastico, è tutto l'istituto, non lo so, quando tutti, delle persone, il consiglio delle prof e della scuola, quando gli insegnanti si riuniscono per prendere decisioni. Anche qui colto l'occasione per spiegare che è un organo elettivo, il presidente è un genitore e quindi hanno capito che, cioè, quali sono i compiti del consiglio d'istituto, che è sovrano nella scuola, consiglio d'istituto. Che cosa significa l'unanimità? Qui naturalmente non lo so, è riferito a tutti gli umani e alla pari. Allora qui siamo andati veramente sul vocabolario, perché spesso noi diamo per scontato, ne abbiamo parlato anche in una lezione sul lessico, diamo per scontato certi termini, perché noi ce l'abbiamo ormai nell'orecchio, perché lo usiamo, ma per i ragazzi sono termini che non vengono più usati, quindi nel quotidiano, in famiglia, e quindi non cioè, ti danno è riferita a tutti gli umani, proprio a tutti gli umani. Tutti gli umani. Perché è firmata dal dirigente scolastico, perché il dirigente deve firmare tutto ciò che riguarda la scuola, perché è responsabile della scuola, perché è stata fatta leggere anche a lei, perché riguarda il sostituto, perché l'ha approvata, non lo so, perché è al corrente di ciò, per far vedere che è una circolare vera. Ecco, quello che hanno capito sia nell'ordinanza che nella circolare, ecco, hanno capito che il timbro e una firma serve a dimostrare che un documento è vero. Questo sì. E qui arriviamo al messaggio globale. Allora, come potete vedere, mentre nelle risposte
dove c'è una comprensione locale, come lo chiamano gli invalsi, molti ragazzi hanno tanti problemi a cogliere proprio la nozione su poche righe, riescono invece a captare il messaggio globale. Infatti, il messaggio globale è stato inteso da quasi tutta la classe, perché si può usare la palestra, ma non si può usare l'acqua che esce dai lavandini e dalle docce. Il divieto di non usare l'acqua sarà valido fino a quando l'USL non dirà i risultati dell'acqua. Siccome c'è questa limitazione, i professori hanno deciso di non usare la palestra e motoria si farà in altri luoghi. Cioè il messaggio che la palestra non si può usare fino a quando l'USL non avrà fatto cioè tutte le procedure affinché possa essere riutilizzata l'acqua dei lavandini e delle docce, la palestra rimarrà chiusa. Quindi questo si può vedere dal grafico che è stato capito dalla totalità, perché anche la palestra è aperta ma non possiamo usarla, potremo usare la palestra dopo i risultati delle analisi, il sindaco ha deciso la riapertura della palestra ma non è possibile usare l'acqua. Cioè il messaggio globale è stato capito da tutti. Grazie per l'attenzione. Bene. Aspetta, vediamo se c'è qualche domanda. Grazie, è interessante perché mi sembra che se la siano cavata bene con un tipo di testo che non conoscevano. Basta soddisfatta. A parte diciamo appunto il problema della comprensione locale, che poi è sempre legata a termini che non conoscono, a giri di frase con i quali non sono... che non hanno, cioè praticamente non li usano questi termini. Sono termini che sono al di fuori della loro portata, perché comunque anche la circolare, quando viene data, viene letta da noi e viene comunque sempre bypassata, cioè diamo loro l'informazione quella giusta e quindi non hanno mai, e per la prima volta hanno letto una circolare, cioè come arriva una circolare fatta dal nostro istituto. Naturalmente ho chiesto il permesso alla dirigente scolastica perché è un documento ufficiale, quindi... Vediamo se c'è qualche domanda, qualche curiosità, perché se no ce n'ho qualcuna io. Ha provato a farglielo riscrivere in altra forma? Sì. Perché è un testo. Provato a far riscrivere la circolare in altra forma, ma era cioè non pensavo di avere tempo poi per poter illustrare. Comunque hanno usato. Ho qualcosa anche di cartaceo, perché poi io sono una potremmo usare la palestra dopo i risultati dell'analisi. E come se la sono cavata con la riscrittura? Allora, la riscrittura sono stati molto, molto meno prolissi, cioè sono andati proprio subito al diciamo a quello che interessava a loro, che in fondo la palestra non si poteva usare e forse non si potrà usare per tutto l'anno, perché è una procedura molto lunga. E hanno bypassato tutte quelle parole difficili, cioè l'unanimità non l'hanno usata, ordinanza non l'hanno usato, il sindaco ha detto, la preside ha firmato, il consiglio d'istituto si è riunito e ha deciso di non portarci in palestra perché ci sono problemi per l'acqua. Ecco, non l'hanno riscritta come un testo d'appoggio, perché io lo uso molto il testo d'appoggio, soprattutto con i ragazzi di prima, soprattutto per iniziare a farli scrivere e a strutturare un testo. Loro sono andati, forse perché era anche un discorso di... tecnico, non era un testo narrativo, non era un testo, era un testo burocratico, per cui a loro interessava soltanto la sintesi. Infatti alla sintesi ci sono arrivati tutti e hanno capito tutti. È quello che conforta. Che conforta, ogni tanto qualche... E poi le risposte più o meno sono state abbastanza corrette, anche con parole semplici,
però non ci sono state domande fuori dal comune o ragazzi che non avessero capito, ecco, hanno un po' arrancato, però hanno capito il senso. Con il vantaggio anche di farli esercitare su un testo che poi li riguarda da vicino e che quindi, diciamo, loro hanno tutto l'interesse spontaneo a comprendere, perché capiscono che fa parte non della scuola ma della propria vita. Della propria vita, certo. Va bene. No, la riscrittura l'ho fatta contemporaneamente. No, la riscrittura non l'ho fatta dopo la spiegazione. Dopo la spiegazione di tutti i termini, io ho fatto riscrivere ai ragazzi i termini corretti e poi ne abbiamo parlato in classe. Altre domande? Vi pregherei di avvertirmi quando volete fare una domanda in modo che vi possa dare il microfono e anche a beneficio della registrazione. Comunque vi ringrazio. Bene, grazie a Maria Riccarda Grassi. Allora, grazie per avermi dato questa opportunità. Allora chiederei a Ovidio Della Croce, dell'Istituto Comprensivo di Lucca Centro Storico, di accomodarsi qui. Allora, sistemiamo questo. Metti i miei 22 minuti a tirare fuori lì. Sì, no, va bene. Allora, Ovidio Della Croce dell'Istituto Comprensivo Centro Storico di Lucca ci parlerà di scrivere un calendario. Nel microfono, perché sennò si perde. Oh, grazie, sì. Facciamolo vedere. Un busta che uscia, c'è l'ufficiale calendario. Allora. 22, non 30. Grazie. Scusate. Per guadagnare tempo mi unisco ai ringraziamenti di Roberta Cella, che ringrazio subito, perché è vero quello che ha detto, no? Noi motiviamo loro e in qualche maniera veniamo motivati da loro e nel contempo siamo motivati anche dai ragazzi, e chiaramente il mio pensiero va a quei 4-5 ragazzetti che sono in terz'ultima fila che mi hanno fatto questa sorpresa, per cui temo di non essere all'altezza. Voi siete indulgenti, ma loro forse meno. Allora, sentite, cercherei di usare questi 22 minuti dividendo l'intervento in tre parti, diciamo così. E la prima parte dovrei dire cosa sta alle spalle, di lato, dietro questo calendario. La seconda parte un pochino più tecnica, dove racconto qualche trucco, ma non vi fate grandi illusioni, non ci sono trucchi. E la terza parte, passerei in rassegna alcune pagine che ho consegnato, ma ve le faccio vedere direttamente là. Ecco, e allora intanto vi siete letti questa citazione di Tabucchi, perché siamo partiti di lì. Allora, alle spalle c'è una lunga mio interesse nei confronti dei calendari, e forse questo mio interesse è dovuto al mio amore per Leopardi, per esempio questo dialogo. Mi manca un libro, vabbè, ce lo ricordiamo, eccolo qua. Ce lo ricordiamo questo, no? Ecco, però, questo tanto per dire che è uno dei pochi interventi che ho fatto su questo calendarietto, in epigrafe, in seconda pagina, cioè questa citazione, no? E l'ho messa perché mi ha sempre colpito questo dialogo. L'abbiamo letto, i ragazzi l'hanno letto, però non hanno letto la seconda parte, si fa in terza.
per questo si farà in terza la seconda parte, ma nei puntini di sospensione non c'è tutta quella felicità che c'è nella prima parte, però questo l'ho richiamato perché intanto, no, nel primo mese si ritrova da parte di Manuel, che ha scritto e disegnato questo mese qui, si trova lo stesso slancio che è naturale che ci sia in tutti noi, e mi fa piacere di averlo ritrovato, questa novità, questa felicità, eccetera. Tralascio per motivi di tempo tutte le cose che hanno influenzato la mia fantasia nel corso degli anni, no? Perché 7 minuti non sono facili da raccontare, e tanta meditazione mia non è facile da racchiudere in 7 minuti. Poi ho provato chiaramente a scrivere dei calendari che mi paiono abbastanza ridicoli, però insomma, ho detto, beh, cominciamo, siccome ho questa passione dei calendari, allora ho detto, beh, proviamo a fornire ai ragazzi delle cose. Ho detto, ragazzi, studiamo per esempio la poesia in novembre, Gemme all'aria, no? Beh, poi a dicembre sento avere un'altra, però non ero poi molto soddisfatto, anche perché, vabbè, mica sempre si trova sono nata il 21 a primavera, ecco, per cui non ce l'ho fatta. Poi alla fin fine non ce l'ho fatta a fare dei calendari un po' assemblati, ecco, diciamo così, assemblati. Ecco, fino a che poi dopo questo librino qua, notate la mia mania, no? È originale, questo ritaglio è originale. Il gioco dei giorni narrati è un librino che mi sono appuntato la data, un curioso libretto uscito nel 1994 che ha come sottotitolo Antologia critica del tempo immaginato. Il curatore è Tony Brizzi. Lo comprai a quell'epoca, nel 94, non pensavo che mi sarebbe mai servito nella vita se non per divertirmi così. Lo sfogliai, rimasi impressionato dal grande lavoro che aveva fatto Brizzi, perché aveva assemblato, cioè era riuscito a, sì, ci terrei, un reperto archeologico. Il gioco dei giorni narrati ha messo 360 pagine insieme, Brizzi, senza contare la biografia, le introduzioni, ognuna delle quali di queste pagine è una citazione tratta da un romanzo. Umberto Eco scrive, se riuscite a leggere nell'introduzione, penso alla quarta, quinta riga, Brizzi deve aver lavorato più che se lo avesse scritte lui. No, effettivamente mettere insieme 365 citazioni per fare un calendario di questo tipo è uno sforzo. Io, per esempio, ho in mente Pereira. Sostiene Pereira, è uscito nel 94, ovviamente c'è una citazione e chiaramente si trova alla fine di questa citazione, era il 25 luglio del 1938 e Lisbona scintillava, sostiene Pereira. Ecco, questa è la citazione che voi trovate al 25 luglio. Per cui dissi, di fare calendari letterari assemblati mi sembra complicato, no? Pensavo fosse semplice, o lo fai banale o se no è complicatissimo. Allora provai a scriverlo io, però questo non dovrei dirlo perché il successo veramente fu scarsissimo. A un certo punto mi sono imbattuto in questo librone, no? Che ho comprato ieri l'altro, ma la recensione è del dicembre del 2015. Questo è interessante, no? 300, anche qui un'operazione immane, no? Cosa ha fatto Stassi? Stassi ha scritto 300 schede, l'intenzione sua era di scrivere 365, ma non ce l'ha fatta, ne mancano 65, infatti io ho intitolato questa diapositiva un almanacco mancato, perché l'intenzione poi sua era di scrivere questo almanacco. Addirittura il gioco è più complicato e più difficile. Ci sono biografie di personaggi di romanzo dal dopoguerra a oggi. In realtà non sono poi delle biografie, lui le chiama schede biografiche, ma se leggete un attimo qualche scheda vi rendete conto che sono delle epifanie, delle rivelazioni, sono proprio delle passioni che lui mette. Quello che mi ha interessato dei due calendarietti che vi ho fatto vedere che circolano nella sala è il fatto che proprio c'era l'ancoraggio del personaggio alla data. Allora io l'unica cosa che ho detto ai miei ragazzi: rispettate il crononimo, parola che ho imparato da Umberto Eco, per cui non
detto il crononimo, forse loro lo sanno ora che cos'è un crononimo, è questo abbinamento, questo vincolo in cui loro devono scrivere un ricordo abbinato precisamente a un giorno, a un mese. Questo è stato forse l'unica regola che ho dichiarato fin dall'inizio. Poi, un'agenda stupenda, siamo alla, non c'ho il ritaglio di giornale, però la Repubblica nel 2007, vedete che scusate, devo dirlo in 7 minuti, però devo dire che ci ho pensicchiato, diciamo così, in tutti questi anni. La Repubblica informò che era uscita un'agenda della Sapienza di Roma in cui erano rappresentati i 12 docenti universitari che nel 1931 avevano detto no al giuramento al regime fascista. Che agenda stupenda, questa si fa in terza, ragazzi, questa 12 splendidi personaggi, ognuno per ogni mese, però mancava il crononimo. C'erano le fotografie, c'erano le biografie, ma mancava il crononimo, non è detto. Tra l'altro, se interessa, non c'era nessun professore di italiano, per cui passo avanti. Vabbè, comunque anche questa era un'agenda piuttosto bella. Bene, a questo punto scopro le carte e questo è quello che sta dietro. I ragazzi l'hanno già visto, questo calendario, è il calendario di Tabucchi, e devo dire che è successo che un giorno lessi un articolo sul Tirreno e vendevano questo calendario nel parco di Migliarino, San Rossore, ma lascio a Roberta Scella la curiosità di estrarlo. Questo è proprio il pezzo originario. E io dunque mi addentrai nel parco di Migliarino in una specie di caccia al tesoro, andai alla ricerca di questo calendario, rimasi folgorato, mi infilai in macchina, lo lessi tutto e lì nacque l'idea di scrivere il calendario. Io lo volevo scrivere un calendario, sostanzialmente, questo è il punto. Però alla fin fine i ragazzi lo sanno che non sono stato buono a scriverlo, l'ho scritto per conto terzi, l'avete scritto voi per me questo calendario e vi ringrazio perché, come vedete, è un sogno che mi porto dietro da tante parti. Però ora entro un po' nel vivo perché entro nell'introduzione. Messaggio, crononimi. Allora, quando abbiamo cominciato a ideare il nostro calendario, si legge nell'introduzione, ci sono tutti maschietti, ma questa introduzione è scritta da 3 donne, i colleghi che sono qui sanno che l'hanno scritto, dov'è la nostra sala di ricevimento, è stato scritto nell'auditorium vicino, mentre io facevo ricevimento, loro in un quarto d'ora, 20 minuti, hanno riportato una discussione che c'è stata in classe prima e sono stati capaci di scrivere una cosa del genere, che lascia di stucco veramente. Io penso di non aver messo quasi penna. Quando abbiamo cominciato a ideare il nostro calendario, l'idea principale era quella di creare un qualcosa di diverso, un calendario privato, stampato in poche copie, da regalare ai nostri genitori. Nei calendari ci sono mesi, tralascio questo, vado al finale, quello a cui abbiamo lavorato è molto speciale, perché nel nostro calendario non ci sono numeri o giorni, ci sono soltanto mesi e tanti ricordi legati a quei mesi. Questo era proprio il vincolo che è stato rispettato. Sempre tralascio questa pagina che a questo punto avrei dovuto leggere gennaio, ma per motivi di tempo tralascio. Mi scuso per la mia poca capacità di riprendere i disegni di Benati, perché il calendario tabucchiano è corredato da 12 prose, 12 poesie in prosa e 12 acquerelli in acquarello di Davide Benati, che è un amico di Tabucchi, e questo è l'originale. A me questo calendario mi è subito piaciuto. Intanto siamo nel 1996, e Tabucchi ha già avuto il successo di Sostiene Pereira, per cui è già uno scrittore affermatissimo, conosciuto in tutto il mondo. Non so se molti sanno, secondo me non tutti sanno che Sostiene Pereira è stato tradotto in 46 lingue, e perfino in urdu. Io lì per lì non sapevo neanche che cos'era la lingua urdu, no? E dunque lui si permise di fare questo calendario, che è, come vedete, un calendario che mi ha affascinato per 2 motivi. Primo, perché c'è una cultura alta e al tempo stesso cose molto quotidiane. E poi perché è esposto lo regalò al Comune di Vecchiano ed è esposto al primo piano della sala del Palazzo Civico, per cui
Tu entri in comune, ti fermi, guardi, da un'occhiata, dici, tocco così, si dà un'occhiata, oh bello questo disegno, no? Insomma, e si va avanti. No? E mi piaceva questa sua collocazione. Non siamo nella scuola normale, non siamo nella ristretta cerchia di noi, diciamo, siamo in un luogo pubblico, ecco, per cui questo mi interessava, questo nel 96. Va bene, e ora continuo la parte delle introduzioni, ma sentite questa parte dell'introduzione. Le medie sono gli anni in cui si entra e poi si cresce, eccetera. Molto spesso gli adulti non si ricordano affatto gli anni in cui loro erano legati alle medie, e molto probabilmente succederà anche a tutti noi. Però una volta cresciuti, magari avremo una famiglia, saremo delle star del cinema o degli astronauti, chi lo sa. Quello che sappiamo però è che trovare questo nostro calendario in qualche cassetto o in uno scatolone in soffitta ci farà ripensare a quei momenti stupendi della nostra vita, e pensate un po', ci ricorderemo di quando alle medie nella nostra classe facemmo uno strano calendario senza tempo in cui ricordavamo un momento passato e nello stesso tempo donavamo al futuro una parte di noi stessi. Lo trovo abbastanza straordinario questa cosa qua, anche perché è motivante rispetto a un problema che è emerso in questo corso, il problema del destinatario. Cioè, qui i ragazzi, secondo me, lì per lì forse non mi hanno preso molto sul serio, ma poi quando ho detto, ragazzi, ma qui va di mezzo, noi lo regaliamo a Natale ai vostri genitori. Per cui i destinatari erano non solo... Noi sappiamo che fine fanno i compiti dei ragazzi. I compiti dei ragazzi vengono ammassati negli scatoloni, se non ci sono ricorsi stanno lì un po' di tempo, se non ci sono ricorsi poi vanno al macero e vanno persi. Io infatti tante volte li estraggo, li fotocopio, perché mi dispiace perderli. E dunque un destinatario multiplo, destinatario... Io, ma loro stessi, perché poi dopo è ovvio che quando sapevano che veniva stampato erano loro stessi destinatari, e dunque anche i genitori, il regalino di Natale, la sorpresa, e quello che mi ha sorpreso più di tutti, loro in un altro tempo, o la stessa persona in un altro tempo, o due persone diverse, questo va bene. E questo secondo me del destinatario è stato importante. Chiaramente qui vado di fretta, ma sarebbe interessante cambiare. Io ho detto, vabbè, facciamo i ricordi, però si può cambiare oggetto, messaggio. Se comprate il supplemento domenicale, prima sul Fatto, ora sul supplemento domenicale del Sole 24 Ore, c'è questa rubrichetta di Maggiani che è stupenda per l'attenzione agli animali, alla natura, eccetera. Taglio corto. Ecco, a un certo punto abbiamo scritto il calendario e con questi messaggi, e a un certo punto il calendario era scritto, ho detto, ma che cosa hanno scritto? No, la lettera non è questo, non è quello, non è quell'altro, come faccio a dire che cosa hanno scritto? Allora mi sono affidato alla consultazione di questo manuale, che ci terrei, sì, anche questo lo vorrei far circolare, perché secondo me è carino, no? È carino perché è un intanto ricettario di scrittura creativa, ricettario non manuale, ho sbagliato a dire manuale, ricettario, cioè qui si sottolinea l'aspetto ludico, l'aspetto, cioè pochissima teoria e tanti esercizi anche in forma di giochi molto, molto interessanti. E allora ho provato a classificarlo un po' e ho visto che può essere classificato dentro la categoria mini ricordi. Ma potrebbe essere catalogato questa, ma mini ricordi, mi ricordo che c'era Georges Perec che faceva i mini ricordi, c'è un esempio lì alle prime pagine dei mini ricordi di Georges Perec, però non sono proprio dei mini ricordi, perché il primo mini ricordo va bene, ricordo quando feci il compleanno sull'Etna, mi scordai i guanti e rimasi con le mani ghiacciate, chiaramente la colpa della mamma che non... sostanzialmente non gli aveva ricordato i guanti. Questo può essere un mini ricordo, è già qualcosa di più, perché i mini ricordi di Perec sono proprio telegrafici. Però c'è anche quello che Perec chiama piccola biografia portatile. Se guardate, siamo nelle scritture dell'intimità, e le piccole biografie portatili, invece queste sono delle piccole autobiografie portatili, no? Ce n'è una. Io mi scuso, sto citando una ragazza, loro sanno chi è questa, qui racconta in questa piccola autobiografia portatile quando gli nacque la passione del gioco degli scacchi, no? E non ve la leggo, semmai alla fine... Allora, non ho dato una scaletta,
Non ho dato una scaletta, i ragazzi lo sanno che non ho dato una scaletta, ho dato solo non dei criteri di scrittura, ma dei consigli di scrittura. Ma dice, guarda, proviamo a far così. Perché con le scalette si ottengono dei buoni risultati. Questa è una lettera molto bella di Tabucchi, lettera da Casablanca, una delle mie preferite. Ho provato a rifarla fare e qui Martino è presente, credo, no? Non c'è? Sì, c'è. Vabbè, lui ha scritto, non è un grande scrittore, non credo che gli piaccia molto scrivere, no? Però ha scritto una lettera che secondo me ha veramente... No, ma ho preso la prima perché è stata la prima che mi è stata consegnata. Non la, cioè, però mi ha stupito e dunque non ve la leggo, però ha rispettato benissimo la struttura, la scaletta, eccetera, ma ha cambiato tutta una serie di motivi e dunque questo è un po' un trucco d'autore che ho imparato da Samuela, sono immensamente grato di questa cosa qui. Va bene, e allora ecco i consigli di scrittura e arrivo alla seconda parte del mio intervento, no? Quello di calarmi un pochino sul tecnico, perché se no, se parlavo dei miei 20 anni di incubazioni calendari, era ancora lì. Allora, cosa è stato decisivo, oltre che il destinatario multiplo, reale e concreto? È stato decisivo il discorso della cornice. Samuela, l'hai detto, scusa se ti cito per la seconda volta, però ho preso veramente spunto dal fatto che questi testi, che in sé per sé, individualmente, sono dei testi così, non hanno quel grande significato, li metti dentro una cornice semplicissima di quel tipo lì e acquistano una forza stupenda. E poi l'interesse reale, c'era il regalo, c'era una situazione concreta, dovevamo fare presto anche. L'intenzione comunicativa molto chiara, scrivere un ricordo legato all'infanzia con la regola del crononimo che si è detto prima. Poi ho detto loro, questo gliel'ho detto, cercate di tirar fuori un evento piccolo ma memorabile. Infatti sono venuti eventi memorabili, per esempio, vado a memoria, ricordo un compleanno passato male da parte di Francesco, che era andato a Roma e ha fatto il compleanno e per torta di compleanno aveva una merendina dentro la stanza d'albergo, no? Per cui anche l'idea di disegnare con le parole, disegnare come la parola, che ovviamente è di Calvino, ma è anche di Tabucchi, l'espressione disegnare con le, cioè oltretutto il rapporto Calvino-Tabucchi è intensissimo, no? Si scrivevano delle lettere, ho le fotografie di queste lettere, perché sono stato a Parigi e me le sono fotografate tutte, per cui c'era un'intensa corrispondenza, per cui scrivere, disegnare con le parole, no? Ha molta più efficacia dire che nel mio primo giorno di compleanno, nel primo compleanno della mia vita, anziché dire che ero golosa, dire che ho infilato il ditino dentro la torta di panna, ecco, questo disegnare con le parole. Stile semplice, icastico, ha detto Samuela Brunamonti, è vero, uno stile semplicissimo. Mi sono dimenticato di dire, ricordare con le domande. Ma te lo ricordi questa cosa qui? Ricordare con le domande, gli ho detto fate domande, poi vedete. Ecco, ora vado alla terza parte, ci sono? Vado alla terza parte e incomincio la rassegna un po' di qualche paginetta che ho messo, c'è Gioele, quel Gioele è uno di quelli, no, sono stato bravissimo perché non ho messo le foto di quando faccio delle lezioni un po' più dure e si addormenta un po' sul tavolo, non ci ho messo, mi devi questo favore Gioele. Però qui ha fatto secondo me un piccolo capolavoro lui, intanto non lo voleva scrivere. Lui con i diari e con le agende non c'ha un bel rapporto, perché lui c'ha le agende volanti, a volte le sbatacchia e chissà perché escono anche fuori dalla finestra. Però qui ha scritto una cosa interessante. Intanto mi interessa anche vedere il fatto che non ha, pur essendo gennaio, non ha quel rapporto così gioioso come quello del primo. Dice, io sciavo e mi divertivo, molto strano nel mio caso, no? E poi dopo sbatacchia con uno sciatore, catapulta su una dunetta e rotola in fondo alla pista e in tutto questo rotolare fino in fondo non c'è niente di allegro. Ecco. Questo è Ludovica, che il calendarietto che hanno prodotto è illustrato dall'insegnante d'arte e dunque c'è il ditino che si tuffa nella panna che ho citato prima.
Poi abbiamo Alessandro. Alessandro ha inserito, a un certo punto ha parlato di un suo compleanno quando gli hanno regalato i gormiti. Però anche qui la domanda, ma chi sono i gormiti? Non tutti noi sappiamo, infatti il professor Sacella sta facendo un aggiornamento rapidissimo, sono un tipo di mostri che hanno dei superpoteri e il dominio degli elementi aria, acqua, terra, fuoco. Io ero felicissimo, ah 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 ah. Questo domandarsi le cose, fare entrare una lingua viva sostanzialmente dentro questo calendario. Anita non c'è, io questo però avrei quasi piacere di leggerlo tutto, ma non lo faccio per motivi di tempo. Anche qui l'evento memorabile aveva, mi pare, 2 o 3 mesi, era in Sardegna, Berchida, e racconta la piccola autobiografia portatile di quando sua madre la prese in braccio e gli fece fare il primo bagno in assoluto in vita sua. Quel giorno c'era un sole meraviglioso e mia madre si stancò della mia faccia un po' imbronciata che guardava l'acqua cristallina, mi prese in braccio e mi portò in mare. Ecco, poi lei è ovviamente consapevole che questo non è un suo ricordo, ma verso il finale dice: ma da tanto che me l'hanno raccontato fa parte di me, è diventato parte di me. Credo di aver finito, però non posso concludere se non citando Razvan. Però ho sbagliato a scrivere il nome, vero? Sì, c'è una A in più. Vabbè. Allora, Razvan, anche lui è uno di quelli che non ha una grande passione per la scrittura. A parte, ma stupito l'inizio classico, era una giornata di luglio, era il 17, qui il crononimo è rispettato in piena regola, il 17 di luglio festeggiavo il mio quinto compleanno insieme a mia nonna. Quando sono arrivati i miei amici mi hanno regalato questo orologio di Ben Ten. Chi è Ben Ten? È un orologio che te lo metti e prendi tutti i poteri del mondo, no? Allora, forte, va, gioca, arranca, fa, però a un certo punto dice: ora si gioca a calcio, vabbè, gioca a calcio, mi tolgo l'orologio di Ben Ten, lo metto sull'albero, gioca a calcio e poi non ce lo ritrovo più. Arriva a casa stanco morto, ovviamente, non aveva più l'orologio di Ben Ten al polso. Vabbè, Martino è qui, io gli avevo detto: mettete anche un episodio anche umoristico. Ora si sta facendo l'umorismo, quando si fanno gli esercizi inventa una battuta umoristica, una tristezza notevole. Però è vero, ragazzi, non dite di no. Però nell'ambito del calendario, volontariamente, non lo so, è venuto fuori questo ricordo di Martino che a un certo punto gli sta per nascere una sorellina e che idea hanno i loro genitori? Un'idea buona. Dice: guarda, la tua sorellina ti ha regalato una scatola di legno duplo, di Lego duplo. Capito? La solita domandina. Ti ha portato la scatola di Lego duplo. I miei genitori, pensando che potessi essere geloso di Elisa, mi regalarono una scatola di Lego, dicendo che me l'aveva portata lei da dove veniva. Mi ricordo ancora che nella scatola c'era un'auto e un elicottero della polizia. La cosa buffa è che mi ricordo di più i Lego della nascita di mia sorella. È ovvio. Correzione collettiva. Martino, scusa, questo calendario dura. È un calendario della memoria. Lo rileggerai da grande. Sei sicuro di voler concludere così? Beh, insomma, sì, lui conferma. Però la cosa importante è che il 6 agosto 2005 nacque Elisa. Questo è venuto dopo, È vero? In fase di correzione, la revisione. Vabbè. Allora, devo concludere con una citazione dell'ultimo libro che porto, La lingua batte, penso che la sentiate tutti la domenica mattina. C'è questo libro, io volevo fare facciamo una cosa seria, telefono alla mia autorità archivistica, che è qui presente, gli faccio: scusa Cristina, io ho fatto questo lavoro sul calendario, lo devo presentare alla scuola, ma così, insomma, non è bello fare una ricerca con tutti una glottologica con tutti i nomi delle parole? Sì, devi andare alla Biblioteca Statale di Lucca. Io ci sono andato, chi c'era con me? C'era Francesco l'altro e c'era ancora Martino. Tranquilli, abbiamo fatto la nostra ricerca. Leonardo, scusate, mi sono sbagliato, c'era Leonardo, abbiamo fatto la ricerca, tutti ci guardavano per dire: oh, silenzio. Abbiamo fatto la ricerca sui 12 mesi, abbiamo preso il Bolelli, ma il Bolelli diceva poco, era un concentrato, abbiamo preso il De Mauro,
Poi dopo io ho aggiunto queste cosette grazie al suggerimento del De Mauro su Internazionale, questo è marzo, questa divisione in sillabe sostantivo maschile, ragazzi guardate, questo l'ho aggiunto io. Però poi ho scoperto questo libretto la lingua, alla lingua batte e ho visto che lì ci sono veramente ci sono delle storie insomma un pochino più articolate, migliori delle nostre, per cui ho mischiato un po' le nostre, questo è preso da quel libretto lì. Dunque io avrei finito se non dire che questo calendarietto, oltre a essere regalato per Natale ai loro genitori, ha avuto una sua dimensione pubblica, oltre che oggi, precedentemente, il 23 agosto, abbiamo fatto l'open class. Io consiglio di fare l'open class, non l'avevo mai fatta in vita mia. Io facevo le recite, le performance teatrali, eccetera, eccetera, però... Nell'ambito del open class, tra le varie attività che ci sono state il 23 aprile, la prima fotografia documenta... Marzo, scusate, grazie. Io l'open class è quanti minuti ho? Un minuto. L'open class è una... deriva dalla pedagogia anglosassone, è una drammatizzazione delle esperienze che si fanno, ma non è la recita, cioè l'errore non viene nascosto oppure inglobato nella narrazione, no, viene evidenziato. L'unica volta che ho evidenziato l'errore è stata a Martino, ho sbagliato io, aveva ragione lui, era meglio se stavo zitto. Poi ci sono altri momenti di questa open class che potete vedere nelle fotografie. Volevo fare anche qualcosa sulla biblioteca, ma la prossima volta. Questa è una citazione della... Questa è una cosa... no, volevo arrivare a far vedere questa bibliotechina che stanno costruendo loro passo dopo passo, ma questa è la prossima volta. No, volevo arrivare all'ultima diapositiva, perché ci sono i nomi di tutti i ragazzi, così non me ne scordo nemmeno uno, non sbaglio, e li volevo ringraziare non solo perché abbiamo scritto una cosa, hanno coronato questo mio sogno, per conto terzi sono riuscito a scrivere questo calendario dei ricordi della memoria, se ha avuto una valenza di io nel suo piccolo qualcosina credo di aver seminato, ma anche se non avessi seminato nulla o quasi nulla, questo è il mio modo per celebrare i 20 anni del calendario di Tabucchi. Grazie. Ce l'ho fatta in 22 minuti. Ecco, un'altra dimostrazione, è diversa ma analoga alla precedente. Quando scrivono cose vere, era quello che raccontava anche Samuela, scrivono bene, sono inventivi, sono originali, sono motivati. Quando le cose le sentono proprie, quando c'è una motivazione reale e concreta, non solo tutto diventa più semplice, ma i ragazzi tirano fuori la parte vera, che poi è la parte migliore, quella che spesso dietro alla finzione della scrittura... per compito, per dovere, si perde. E non è semplice nella scuola riuscire a tirare fuori la parte vera delle cose, perché la routine, i programmi, le linee guida costruiscono sempre un velo di finzione che poi impedisce appunto di mettere... quanto della propria esistenza, della propria esperienza, invece contribuisce a motivarli e poi comporta che, se ben guidati, con la passione che abbiamo visto, che già conoscevamo, ma che abbiamo visto anche quest'anno, possono esprimere. Anche qui, domande, considerazioni? Riflessioni? È più facile farlo che a raccontarlo, Farlo appunto nasce, come ha mostrato perfettamente, nasce da anni di riflessione, di esperienza e di sollecitazioni diverse, di letture diverse. Se noi stessi non coltivassimo le nostre passioni, difficilmente riusciremmo a trasmetterle ai ragazzi. Fa piacere stare accanto a Roberta Scella, perché ti legge nel pensiero e dice, per conto terzi si scrive, per conto secondi si parla.
Basta, e con questo mi taccio perché non posso aggiungere altro. No, davvero, se avete osservazioni? No. Allora, grazie ancora a Ovidio Della Croce. Ora finiscono di guardare i libri, ma poi torno. Questo te lo regalo. Grazie, se voglio la dedica. Sì. Poi i libri tornano dopo il giro. Sì, grazie. Anche perché sono 20 anni che li consegno. Allora, poi mi serviranno. Io chiederei a Cristina Paoli invece di accomodarsi qui. Qual è il tuo? Mi fai vedere qual è? Qual è il tuo? No, non ce l'ho, c'ho Google aperto. Allora, Cristina Paoli dell'Istituto Comprensivo di Lari ci parlerà di stratagemmi e interdisciplinarità per motivare a leggere e scrivere. Cortometraggi, racconti a più mani, concorsi di disegno. Allora, neanche a farlo apposta, è stata chiamata in ballo la motivazione a più riprese. E infatti io mi sono appunto un po' concentrata su un po' quello che è un'idea di tutti, insomma, come si fa a motivare i nostri alunni all'apprendimento. E quindi, insomma, ho intitolato il mio intervento Stratagemmi, proprio perché a volte proprio si ricorre, diciamo, anche all'improvvisazione, però un'improvvisazione direi anche guidata. E interdisciplinarità, perché sembra sempre più importante lavorare insieme anche ai colleghi in una visione un pochino più ampia delle cose. Allora, intanto, questo ve lo faccio vedere dopo. Nel mio breve intervento volevo appunto partire da una riflessione che faccio ogni volta che un mio studente fallisce, o meglio ogni volta che arrivo a constatare che le mie aspettative rispetto alla sua riuscita in un compito vengono in qualche maniera frustrate. La responsabilità dell'insuccesso di chi è? È mia, che ho spiegato male, oppure che non sono stata abbastanza brava ad interessarli e a mantenerli appunto sul pezzo, oppure ovviamente è duro, il ragazzino non ha studiato abbastanza. 50 e 50, può essere. E la domanda molto spesso riguarda il fatto che su alcuni hai avuto efficacia, su altri no. Come mai? Uno può farsi queste domande all'infinito e non va da nessuna parte. E la risposta cambia a seconda delle circostanze e del ragazzino in particolare, però quello che ritorna sempre più ricorrente è proprio la parola motivazione. Il più delle volte constatiamo che gli insuccessi o comunque sia il mancato entusiasmo proprio dipenda dal fatto che non c'è una motivazione. È un'affermazione di una banalità sconcertante, ma a volte ce lo dimentichiamo, che per avere successo in qualsiasi cosa richieda un apprendimento bisogna essere motivati. Altrimenti non c'è bravura di insegnante che tenga, pratica didattica eccezionale e utilizzo di nuove tecnologie che tengano. A questo proposito a me piace sempre citare un vecchio proverbio orientale che è: il maestro arriva quando l'allievo è pronto. In realtà noi ci troviamo ad operare una realtà dove molti dei nostri allievi non sono pronti in questo senso. Cioè, una buona parte è lì perché ci deve essere e non capisce il motivo neanche per cui ci deve stare. È un dato di fatto inquietante, ma ci dobbiamo fare i conti, insomma, dobbiamo confrontarci con questo. E allora, sempre un'altra mia riflessione riguarda il fatto che non mi sorprendo poi più di tanto se poi la riuscita è quella che è, perché se non c'è appunto una profonda motivazione a imparare a leggere e a scrivere, a parlare in un modo più che elementare, l'apprendimento risulta scarso, inadeguato, insufficiente e non duraturo. È, direi, una conseguenza necessaria di quello che si è detto prima. Allora, ovviamente il mio cruccio è sempre quello del provare a motivare, ho visto molti esempi che sono stati fatti qui e mi sono anche riallanciata anch'io a Samuela, ad altri, diciamo,
indicazioni che aveva dato anche negli anni scorsi, proprio del quello di agganciarsi alla realtà delle cose, cercare di fare cose pratiche che si mettono appunto lì e che si vedono. C'è molto bisogno di far vedere che quello che si fa, quello che si studia, ha un riscontro che si può vedere, che sia appunto un calendario da regalare a Natale o qualsiasi altra cosa, un video da postare su una pagina. È sempre qualcosa che si vede, che rimane lì e su cui si può riflettere di nuovo, si può riguardare, cioè si può commentare di nuovo. Poi un altro aspetto non secondario che ostacola l'imparare è che costa fatica e impegno imparare. E sono due cose di cui si fa volentieri a meno, soprattutto poi a quell'età. E quindi le argomentazioni tradizionali, generiche, appunto del fatto che sia importante studiare, non hanno assolutamente breccia nel loro cuore e neanche la costrizione, se vogliamo, costringere a fare qualcosa con il ricatto oppure dovuto a devi studiare perché ti interrogo, se no bocci, cioè, è un argomento proprio, secondo me, inutile, insomma. E allora arriviamo a provarci a motivare utilizzando questi, direi, stratagemmi che appunto bisogna essere un po' anche teatrali a volte, insomma un po' accattivanti, perché bisogna riuscire prima di tutto a catturare la loro attenzione e metterli in moto. Vanno rimessi in moto, vanno catturati e vanno convinti che vale la pena impegnarsi e mantenere l'attenzione. Altrimenti tutto quello che diciamo purtroppo rischia di rimanere lettera morta. E ho visto, insomma, ho fatto varie prove nelle mie classi. Ho constatato che una delle cose che funzionano meglio, sempre grazie a Samuela, è partecipare a concorsi. Partecipare a un concorso dà la possibilità di esercitare molteplici abilità, a partire dalla capacità di comprendere il bando di concorso, perché io di solito faccio partecipare a un concorso, non gli dico fate questo, leggo il bando. Leggiamo insieme il bando, quindi ci fermiamo sulla comprensione proprio di quello che viene richiesto dal bando. Chi lo deve fare, quali sono le motivazioni per cui lo deve fare, quando scade, entro quando devo fare quello che viene richiesto e cosa mi serve, insomma, e cosa vinco, anche magari se vinco qualche cosa. Perché anche questo è uno stratagemma che motiva comunque una competizione anche a distanza. Poi, saper organizzare il lavoro, perché di solito i progetti funzionano bene, quei progetti che sono appunto interdisciplinari, che possono essere utilizzati appunto in maniera trasversale da più insegnanti e che vedono il lavoro di gruppo. Io non faccio mai partecipare a lavori, a concorsi individuali. Non mi piace far concorrere ragazzi uno contro l'altro, oppure insomma lavori che appunto il concorso, ne so, di poesia dove ognuno scrive la sua poesia, a me non piace, non lo faccio fare. Poi si può ovviamente progettare il lavoro, perché prima di fare, cioè partecipa a un concorso e devi progettare, quindi si attiva la capacità di progettare un qualche cosa. Poi si distribuiscono le parti cercando appunto di far sì che ognuno dia il meglio di sé e che sia utilizzato per l'appunto, diciamo, nel fare quello che gli riesce meglio. E poi c'è il lavorare insieme in gruppo, a collaborare per il raggiungimento di un obiettivo comune che poi è tangibile. Poi offre innumerevoli possibilità poi di scrittura, da scrivere una sceneggiatura se si deve fare un video, a poi scrivere la classica relazione finale dell'attività svolta. Quali concorsi scegliere? Mi sembra di averlo un po' detto, però anche invitano anche a riflettere poi sulle parole che si utilizzano tantissimo, perché ovviamente viene richiesto di rispettare un linguaggio. Il linguaggio che scegli va rispettato nelle sue regole. Ho fatto il conto, appunto, dicevo già che io prediligo i concorsi dove si lavora in squadra, dove si può anche essere liberi di scegliere, diciamo, quale mezzo di comunicazione utilizzare e poi anche possibilmente dove si usino le nuove tecnologie. Quest'anno ho fatto il conto, ho iscritto le mie classi a 7 concorsi
due classi, fra l'altro, quindi una ne ha fatti quattro, una ha fatti tre, poi tutte e due hanno partecipato a un'iniziativa che non era un concorso, ma anche quella, quindi in totale forse ho esagerato. In ogni caso, fra quelli conclusi e altri ancora stiamo lavorando, diciamo il bilancio fino adesso è comunque positivo, perché tutti sono concorsi di vario tipo, appunto, dalla realizzazione di un cortometraggio, anzi più di un cortometraggio, alla realizzazione di un racconto scritto a più mani, Cronisti in classe, che è abbastanza noto da queste parti, che è proprio della Nazione, quindi scrivere una pagina di giornale. E poi uno addirittura di illustrare un canto dell'Inferno dantesco, e poi rifare la copertina di un libro. Insomma, queste sono le cose a cui ho fatto partecipare. Un altro che vi farò vedere è fatto per un concorso che... Scusate, bevo. Certo, questa è qui. Questa l'ho già versata. È lo stesso. Allora, il concorso in questione si chiama Lo faccio bene Cinefest, che già a dirlo ai ragazzi ti ridono, perché questo Lo faccio bene fa venire qualsiasi in mente qualsiasi cosa, però appunto è un concorso che ha come scopo quello di documentare le buone pratiche in generale. Quindi noi con i colleghi, l'ha proposto la collega di Scienze, di Matematica e Scienze, voleva lavorare in maniera diversa sul corpo umano. Quindi lei ha fatto prima tutto un lavoro che riguarda, partita facendo degli, insomma poi ve lo faccio vedere così poi ve lo racconto dopo. Allora, lo scopo era realizzare un video della durata massima di 5 minuti. E ci abbiamo lavorato praticamente in tre, l'insegnante di scienze, l'insegnante di arte e io. E poi dopo vi dico come, intanto vi faccio vedere il video. Non si sente l'audio? Si dovrebbe sentire l'audio. Alzo. Riproviamo, va? Gli lava il polmone.
l'investitore inizia dalla bocca, per esempio nello stomaco, e finisce. Mi dispiace che non si senta l'audio, non so come mai si sente così basso. C'è modo di alzarlo? Qui è al massimo, però forse no. Scusate, perché siamo quasi al massimo. Non esce da qua il suono. Nell'apparato riproduttore femminile invece ci sono le ovaie. Ovaio, nome maschile, anatomia, organo genitale femminile destinato alla produzione degli ovi. Dal latino tardo, ovarium, derivato di ovum, uovo. Senza l'apparato riproduttore nessuno di voi sarebbe nato. Allora, la battuta finale qui è: senza l'apparato riproduttore nessuno di voi sarebbe nato e io sarei disoccupato. Allora, ovviamente questo qui è un video appunto che doveva in 5 minuti, cioè la cosa interessante è che in 5 minuti loro dovevamo riuscire a... Ecco, ora si sente? Vedi che hanno avanzato il volume. Ok. Sì. Ok, allora... metteremo con l'audio. Dunque, come è stato fatto questo lavoro, no? Vabbè, intanto ovviamente qual era lo scopo? Era provare a documentare una buona pratica. Una buona pratica in questo caso appunto di lavoro interdisciplinare, multidisciplinare che dir si voglia. E quindi era lavorare in collaborazione con l'insegnante di scienze che ci ha messo, diciamo così, l'argomento. L'insegnante di arte che poi ha realizzato queste tavole anatomiche, insomma le ha fatte disegnare cercando come era lo scheletro a partire dalle immagini, poi dovevano fare anche la parte dei muscoli, ma le faranno dopo ormai, perché quindi a Scienze hanno prima lavorato in laboratorio, poi avevo messo un pezzettino dove appunto si vede i ragazzi che presentano uno degli apparati che avevano studiato e hanno fatto lezione loro su ognuno sul suo apparato, diciamo, che gli era stato assegnato dall'insegnante, quindi una presentazione, chi ha fatto il cartellone, chi ha fatto la presentazione con PowerPoint, ognuno ha fatto la sua e l'insegnante li riprendeva. Poi alla fine la sfida era, tutto questo si è concluso, cioè io come ci devo lavorare? Ci devo lavorare sulle parole, perché l'insegnante di scienze, diciamo, si era lamentata che non sapevano fare le relazioni e quindi per lavorare appunto sul modo di scrivere una relazione, insomma ci siamo arrivati un po' così di... dopo, insomma, in maniera trasversale, e lavorare sulle parole, del linguaggio tecnico-scientifico in questo senso, cioè tutte le parole che loro avevano utilizzato a scienze legate appunto ai vari apparati, insomma, sono tantissimi termini tecnici, e quindi, insomma, cercare l'etimologia di alcuni di essi che avevano proposto loro. Fra l'altro, l'abbiamo spiegati prendendo il dizionario De Mauro, quello sull'internazionale, che avevate, cioè abbiamo utilizzato quello per fargli vedere, appunto. E l'idea è poi, adesso come fa? Io poi dovevo lavorare anche alla produzione finale, cioè c'erano un sacco di fotografie fatte in laboratorio, riprese dei ragazzi che spiegavano, poi avevamo fatto un sacco di lavori, però come li facciamo vedere, come li facciamo stare in 5 minuti, quindi dovevamo fare una regia, cioè per me c'è stata la parte di scrittura della storia che loro volevano raccontare, a quel punto in un corto si racconta una storia. Allora,
come lo vogliamo raccontare questa storia? Gli ho detto, ragazzi, vogliamo semplicemente mettere insieme le presentazioni di PowerPoint? O vi sembra, no, così è brutto, è noioso, ma che schifo, facciamo le fotografie ai cartelloni, no, però così non... ho cercato, no? E è venuta fuori a partire dall'idea che un bimbo ha detto, un ragazzo ha detto, ma mi verrebbe a mente che si potrebbe immaginarsi tutto questo nello studio di un dottore con il manichino, cioè abbiamo appunto il manichino che si sbudella, lo scheletro e tutto quanto, e magari lì rappresentiamo, cioè cerchiamo di far scoprire tutto il corpo umano nello studio del dottore tramite, cioè così con le malattie. Ovviamente sempre per 5 minuti c'era bisogno di trovare uno stratagemma anche lì per poterlo rendere appetibile, vedete? Quindi è venuto fuori l'idea del fare del cinema muto, insomma, di raccontare le cose tipo le comiche e mettere appunto sta musichetta poi allegra sotto. I ragazzi in questo modo si sono sforzati intanto di cercare di capire come volevano comunicare quello che avevano fatto, al di là del fare. Poi sono nate le idee, allora io porto lo stetoscopio, io porto il camice, cosa serve per fare uno studio di un dottore in classe? E c'è, si mette in moto tutta quella parte appunto del portare da casa e coinvolgere anche, no? Per allestire proprio il, diciamo così, il set. E poi c'è la telecamera da una parte, che appunto anche quella, insomma, noi abbiamo alla fine un'oretta di riprese frattutto, che poi è stata riassunta. I ragazzi poi, con i ragazzi siamo andati in uscita a Firenze a vedere la mostra Body World, che appunto era quel connubio, no, fra arte e scienza, che insomma ci stava un po' in fondo come coronamento di tutto il lavoro. E ovviamente c'era il problema di come uscire dal... dice professoressa, ma noi l'apparato riproduttore non l'abbiamo, è quello che non abbiamo studiato, ma l'abbiamo fatto, però come si fa a parlare come si fa a rappresentare l'apparato riproduttore in un film muto? E niente, un po' così per gioco era nata questa cosa del che palle, no, la parola che appunto è venuto fuori, dice il dottore che ha lavorato tutto il giorno, ha curato tutti e poi alla fine è stanco e ovviamente usa questa interiezione colloquiale che è appunto che palle, termine inappropriato per definire la parola testicolo, e da lì siamo passati all'uso del vocabolario, cioè i due ragazzi che leggono la parola, cioè la definizione sul dizionario, per far vedere che avevamo anche, c'era da inserire questo fatto, com'è che si fa capire che abbiamo lavorato anche sulle parole. E quindi diciamo, vabbè, i disegni è stato facile fotografarli e metterli dentro. Dopodiché c'era questo aggancio anche all'uso della parola, insomma, com'è che ne abbiamo parlato, e quindi è venuto fuori quello che avete visto. Io, se non volete vedere altro, ce n'ho altri di video, perché ce n'ho un bel po', anche un altro, questo è molto più corto, è fatto con i ragazzi della terza e è un altro concorso che si chiama Immagini per la Terra, anche questo fatto in collaborazione con l'insegnante di arte e scienze, cioè un team che ormai consolidato. E se volete ve lo faccio vedere, questo era nato come provare a fare una campagna pubblicitaria, cioè il progetto nasceva, facciamo una campagna pubblicitaria per stimolare a non immettere anidride carbonica nell'atmosfera, perché il tema era il mutamento climatico, l'innalzamento della temperatura. E quindi insomma ci hanno lavorato un po', pensavamo di fare proprio una campagna pubblicitaria, spot video di 30 secondi, doveva essere uno spot radio, un manifesto pubblicitario e poi la pagina di giornale, insomma, e una pagina web. Solo che era un impegno troppo grosso, alla fine avevano prodotto un po' delle cose che sono state poi accorpate in questo corto, che poi alla fine è venuto così. Se lo volete vedere, lo faccio vedere.
E adesso... Oggi e domani nelle tue mani, pensa oggi avrai un domani. Oggi e domani nelle tue mani, pensa oggi avrai un domani. Ma se oggi CO2 la terra scalderà, oggi, domani forse un altro pianeta a noi servirà. Domani, se oggi un pensiero di ciò che avremo ci chiamerà. Oggi, tienilo con te perché giorno dopo giorno la terra si salverà. Domani. Il mondo sta morendo, nessuno sta agendo. Perché sprecare, meglio riciclare. Non buttare la confezione, mangia cibi di stagione. A chilometro zero il futuro non è nero. Si surriscalda il clima, il ghiaccio si scioglie sulla cima. Usa la testa, non uccidere la foresta. La terra va protetta, bisogna agire in fretta. Pensiamo al suo bene, abbracciamola insieme. Oggi e domani nelle tue mani, pensa oggi avrai un domani. Oggi e domani nelle tue mani, pensa oggi avrai un domani. Ma se oggi CO2 la terra riscalderà, oggi, domani forse un altro pianeta a noi servirà. Domani, se oggi un pensiero di ciò che avremo ci chiamerà. Oggi, tienilo con te perché giorno dopo giorno la terra si salverà. Domani. Anche questo. È partito quella, anche questo è fantastico, se lo volete vedere. Questa è l'iniziativa di promozione della lettura. Questa è fatta un po' in tutta la scuola. Questa è la stessa classe del video del. Basta ragazzi! È ora di dormire! Va bene, siete stati così buoni oggi che vi meritate le storie più belle. Sentite questa, eh? A sbagliare le storie. C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No, Cappuccetto Rosso. Ah sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: senti, Cappuccetto Verde. No, ma è rosso. Ah sì, rosso. Vai dalla zia Diomira a portarle questa buccia di patata. No, vado alla nonna a portare la focaccia. Va bene, la bambina andò nel bosco e incontrò una giraffa. No, incontrò un lupo, non una giraffa. E il lupo le domandò: quanto fa 6 per 8? Ah no, mi chiese dove stavo andando. Hai ragione, e Cappuccetto Nero rispose: no, è Cappuccetto Rosso, rosso, rosso. Sì, e rispose: vado al mercato a comprare la salsa di pomodoro. E anche quest'ora vado alla nonna che è malata e non sa più la strada. Giusto, e il cavallo disse: no, il lupo disse. Sicuro, e disse così: prendi il tram numero 75, scendi in piazza del Duomo, gira a destra, troverai 3 scalini e un soldo per terra, lascia stare 3 scalini, raccatta il soldo e comprati una gomma da masticare. Certo mamma, che non sei per niente brava a raccontare le storie, le sbagli tutte, però ti farà masticare scalini lo stesso. Sì vai dai, domani la compro a tutti, però adesso è ora di dormire. Buonanotte! Buonanotte! Notte bimbi, sogni d'oro! D'accordo, ma non possiamo andare al lavoro se non ci regalate una favola. Su, mettetevi i galliponi e chiudete gli occhi. Thank you.
Quindi ovviamente Gianni Rodari la faceva da padrone in questa cosa. E questo qui è stato, cioè, un'iniziativa che è un'iniziativa ministeriale, che cioè un'iniziativa che è dal secondo anno che viene fatto, si chiama Libriamoci. Abbiamo coinvolto un po' tutta la scuola, ogni classe faceva un po' delle iniziative, e con la classe mia avevamo pensato di realizzare questa cosa. Insomma, anche lì si tratta di pensare a cosa vogliamo fare. C'era da leggere ad alta voce che cosa vogliamo leggere. Insomma, è stato ricreato questo, la favola della buonanotte, cioè uno dei primi momenti in cui si, cioè proprio la prima lettura ad alta voce che si fanno al bambino, che legge appunto una storia prima di dormire. E quindi anche lì è stata realizzata la scenografia grazie alla collaborazione dell'insegnante di arte, che quindi hanno disegnato il letto gigante, e poi è stato allestito, portato la cosa. Ovviamente qua giù ci sono anche poi le relazioni che poi vengono fatte, no? La relazione sulla partecipazione al concorso, il concorso dell'iniziativa Libriamoci, cioè, insomma, poi metti anche la relazione, gli fai scrivere, gli fai raccontare appunto un po' l'esperienza nei vari modi. Ok, basta. Grazie. Grazie. Diciamo, la cosa positiva in queste cose è che si divertono loro, ma mi diverto anch'io. E loro sono sicuramente motivati a scrivere, a leggere, sì, a riflettere. Allora, qualche domanda, osservazione? Facciamo la pausa, ci rivediamo tra un quarto d'ora per l'ultima parte. Allora, grazie. Possiamo riprendere con la seconda parte. Abbiamo ora Francesca Faleri della scuola secondaria di primo grado Mazzini di Livorno, che conoscete già perché ha tenuto il laboratorio dello scorso incontro. Ci parlerà oggi dell'antologia di classe. Avevo in borsa l'antologia anche per la volta scorsa, mi ero tenuta un po' stretta, ho pensato magari mi avanza tempo, ne posso parlare. Sono più contenta di farlo oggi perché l'attività dell'antologia di classe era stata presentata qui 2 anni fa proprio da Samuela Brunamonti, e io in questo modo ero venuta a conoscenza di questo lavoro. L'antologia che ho fatto con i miei ragazzi è questa, ora la faccio girare. Quando ho sentito presentare questa attività, ho pensato subito che fosse un'attività molto bella, ma anche molto, molto impegnativa. E effettivamente è così, però con il tempo mi sono resa conto di avere una classe, la classe ideale per svolgere questo tipo di lavoro, perché è costituita da ragazzini per la maggior parte molto diligenti e per la maggior parte amanti della lettura. Con queste due qualità... sì, infatti, sono fortunata con questa classe. Con queste due qualità distribuite in modo tale che anche i non diligenti amano la lettura e i non amanti della letteratura sono molto diligenti, quindi avrebbero lavorato tutti, lo sapevo, in realtà è stato così. Come è nato? Insomma, il lavoro consiste nella realizzazione di un'antologia sul modello del manuale che loro utilizzano in classe, con tutte le parti di apparato, la scelta di un testo e tutte le parti di apparato che servono per la comprensione del testo all'interno dell'antologia. L'ho lanciato alla fine dello scorso anno scolastico. Quando mi sono resa conto che quest'anno avrei potuto realizzare questo lavoro, l'ho presentato ai ragazzi e devo dire che loro hanno accolto subito con molto entusiasmo l'attività. Entusiasmo che è andato avanti nel corso di tutta l'attività. Io mi sono divertita ad ascoltarli mentre raccontavano ai colleghi delle altre classi, quando magari manca un insegnante e vengono divisi, arrivavano questi ragazzini in classe, si sedevano, dicevano cosa fate, quelli del primo banco antologia, ma l'antologia non c'è, e loro con l'aria un po' di superiorità, ma noi non usiamo l'antologia già fatta, noi ce la facciamo. Quindi hanno mostrato anche molto orgoglio nel portare avanti questa attività nonostante la fatica. E come ho lanciato l'attività, gli ho spiegato quello che avremmo fatto, poi lo spiego anche a voi, e quindi gli ho dato da leggere un romanzo durante l'estate, un romanzo a scelta, lasciando assoluta libertà, solamente 3 criteri dovevano rispettare. Il primo è che fosse un romanzo che non avevano già letto, perché se no, no non valeva. Il secondo è che mi dicessero in anticipo, dovevano dire prima dell'estate quale romanzo avrebbero letto e poi mantenere la scelta che avevano fatto. Terzo criterio è che ognuno dovesse scegliere un romanzo diverso, non ci poteva essere un romanzo letto da 2 persone.
Quando siamo tornati, quindi dopo che loro nel corso dell'estate avevano letto, e abbiamo iniziato subito a svolgere l'attività nelle varie fasi. Abbiamo prima scritto la biografia dell'autore, poi abbiamo scritto l'argomento del romanzo, poi la parte centrale del lavoro, hanno scelto un brano, e gli hanno dato un titolo, hanno scritto una breve introduzione, hanno messo le note, hanno creato una serie di esercizi sul brano, hanno ideato, questo era facoltativo, poi parlerò meglio di tutti questi punti, hanno ideato un percorso BES, cioè un testo semplificato con degli esercizi semplificati, cosa che potevo fare in questa classe perché di BES non ce ne sono, quindi loro avevano, insomma, non c'era l'idea scrivo per un compagno di classe, ma scrivo per altri compagni che non conosco, ma che o sono stranieri, sanno male l'italiano, oppure hanno delle difficoltà di comprensione. E infine abbiamo riorganizzato tutto il lavoro, abbiamo catalogato i testi, li abbiamo attribuito un genere, e abbiamo riordinato le biografie e abbiamo scritto l'indice, poi sono stata io a riordinare. E l'indice, che vedete come ultimo punto del lavoro, è quello di cui vi voglio parlare per prima, perché vi avevo detto che hanno scelto loro, quindi parliamo dell'indice. Avventura, qua qualche classico che avevo suggerito io a chi non aveva idea, però vedete c'è Jurassic World, non è nemmeno Jurassic Park, la sceneggiatura del film, il sequel, l'hanno trovata su internet, volevano leggere quella. Fantasy, vedete, anche qua, a parte qualche classico, poi c'è quasi tutto Harry Potter, ne manca solo uno. Fantascienza, Hunger Games... azione, qua tutta la saga Divergent, Insurgent, e poi veniamo a rosa, le dolenti note, Love Shopping a New York, Love Shopping per il baby, e poi c'è tutto John Green, Città di carta, Teorema Catherine. Vi, insomma, avverto che non c'è Colpa delle stelle, solo perché in quattro assolutamente lo volevano leggere, dato che non riuscivano a mettersi d'accordo, io ho vietato di leggere, scegliete qualcos'altro. E poi ovviamente un po' di diario di una schiappa. Quindi sì. L'hanno chiamato Rosa. Sì, insomma, I Love Shopping, non so se qualcuno pratica questo genere. E qual è stato quindi il primo elemento positivo di questo lavoro? Questi sono i romanzi scelti da loro, io non li avrei mai scelti. Mi sono fatta dare la lista prima dell'estate, intanto perché così loro avevano l'idea di un percorso serio che iniziavano a fare, si prendevano un impegno, e poi perché così io durante l'estate mi sono un po' documentata. Per esempio, non conoscevo gli Hunger Games, ho letto i tre volumi, effettivamente una lettura piacevole, non solo per quell'età, è piaciuta anche a me, e avevo già letto Harry Potter. Alcune cose me le sono fatte prestare direttamente da loro al rientro a settembre, mi sono fatta prestare Love Shopping, che poi non sono riuscita a leggere, però l'ho iniziato, e ho dato via con questa richiesta ad una circolazione di libri anche all'interno della classe, perché allora hanno iniziato a scambiarseli, ah questo l'hai letto te, fallo leggere anche a me. Io stessa portavo sempre il libro che avevo scelto io, che invece è abbastanza un classico, nessuno me l'ha chiesto in prestito nonostante la mia pubblicità, però insomma mi ero impegnata a dare l'esempio di arrivare sempre in classe con il libro a disposizione per chi volesse. E perché, qual è stato Il grande ritratto di Dino Buzzati, il primo romanzo italiano di fantascienza, se non l'avete letto ve lo consiglio. Quindi, magari voi, l'ho consigliato anche a tutti i colleghi, non l'ha letto nessuno, neanche mio marito, però secondo me è una lettura molto bella, ci provo con mia figlia quando torno a casa, ma... lo leggerò io, Roberta, va bene. E quindi, partendo da questa riflessione, perché mentre io poi parlavo di questa attività tutto entusiasta ai miei colleghi, alcuni mi hanno detto, e quindi tutti hanno letto un libro, cioè già questo era un punto di partenza che per tanti, cioè per tanti ragazzi già questo è un elemento in più, aver letto un libro, e in più sono riusciti a condividere il piacere della lettura. Poi vi dicevo che io andavo sempre in giro con il mio libro, perché quello che ho fatto già a partire dalla biografia è stato quello di offrire sempre un modello. Se io chiedevo scrivete la biografia, prima io scrivevo la biografia, la portavo, e loro avevano un modello da seguire. Questo per due motivi. Intanto per fornire un modello e dare delle direttive precise, perché a me non piace poi lasciarli troppo liberi nel lavoro. Bisogna essere molto competenti per fare un lavoro in assoluta libertà. Se invece ci sono delle linee guida, delle linee da seguire, il lavoro viene più facile. E poi perché così nessuno poteva esercitare il sindacalismo. Ma quante cose ci dà da fare? Loro sapevano benissimo che io le avevo fatte prima di loro e ne avevo fatte di più, perché se a loro chiedevo 5 esercizi io ne avevo
portati 12, se chiedevo 3 note ne avevo portate 8. Quindi, insomma, non si sono mai lamentati per la mole di lavoro, che pure è stata molta. Devo dire che già per la biografia ho visto che loro hanno seguito il modello, e invece che scaricare direttamente da Wikipedia o da altri siti la biografia, metà ha fatto così come avrebbe fatto, però quell'altra metà ha provato a riadattarla in base alla biografia che avevo fornito io, quindi siamo arrivati alla fine con una certa omogeneità anche nelle biografie. Non ho messo esempi a testo perché comunque l'antologia sta girando, se li volete dare un'occhiata. E poi abbiamo scritto l'argomento del romanzo, non l'ho chiamata trama e ho spiegato ai ragazzi che non volevo la trama, ma poi un'esigenza che hanno sentito anche loro mentre entravano nel lavoro. Se io sto leggendo il libro che mi ha consigliato il mio amico e nella trama mi dice già come va a finire, io quel libro non lo leggo più o comunque non sono più tanto interessato. Allora hanno scelto di, insomma guidati da me, ma era anche un'esigenza loro, di dire di cosa parla quel libro, ma senza dire davvero cosa succede, in modo che l'aspirante lettore sapesse più o meno qual era l'argomento, ma avesse ancora voglia di leggerlo. Quindi abbiamo riflettuto sul fatto che una cosa è l'argomento, una cosa è la trama, il raccontino, il riassunto di quello che succede. E siamo entrati poi nella fase centrale del lavoro, cioè la scelta del brano, e devo dire che qui sono stati tutti molto bravi, sono riusciti tutti, fuorché una ragazza ha fatto un po' fatica, a risagliare un brano che già da solo fosse piacevole da leggere e significativo. Sono stati bravi nello scegliere un titolo e sono stati bravi quasi tutti nello scrivere un'introduzione che permettesse a chi non aveva letto tutto il libro e non aveva intenzione di farlo, nessuno purtroppo l'ha fatto con il libro che avevo portato io, però tutti hanno saputo scrivere un'introduzione che faceva apprezzare la lettura del brano. E poi abbiamo lavorato sulle note e su questo ho cercato di lavorare un pochino di più, riflettendo sul fatto che le note che ci servono per capire un testo sono di due tipi. Le prime sono quelle che ho chiamato lessicali o enciclopediche, cioè devo spiegare una parola difficile oppure un concetto difficile, oppure parlare di un luogo, spiegare dove si trova, spiegare un fatto storico che viene citato, e questo indipendentemente dal fatto che io poi legga tutto il romanzo oppure no. Se non so cos'è, se non conosco quella parola, non la conosco, sia che abbia letto una pagina sia che abbia letto tutto il libro. Servivano però nel loro brano anche delle note che gli aiutassero a orientarsi nel testo. Se a un certo punto viene citato un personaggio di cui io non ho potuto parlare nell'introduzione perché magari è un personaggio marginale, allora metto la nota, è l'amica di, è il babbo di, e quindi in questo modo c'era bisogno che anche le note fossero distinte in questi due tipi. Io anche qui avevo chiesto di mettere per forza 3 note del primo tipo, perché volevo che loro riflettessero sulle difficoltà del testo, cioè devo scegliere, devo capire cos'è difficile, cos'è che devo spiegare ai miei compagni. Quindi loro avevano un vincolo sul numero di note del primo tipo, nessun vincolo sul numero di note del secondo, perché quello non potevo stabilirlo prima, non potevo chiedere mettetele per forza, magari non servivano. Poi abbiamo lavorato sugli esercizi, qui anche qua ho fornito molti modelli, però è stato divertente per me, ma mi sembra anche per loro, spiegarli come sono fatti gli esercizi. Allora abbiamo parlato di prove strutturate, vero o falso, le crocette, gli esercizi di completamento, le prove semistrutturate, le domandine, trovo la risposta nel testo, devo scrivere poco, o le prove aperte, cosa ne pensi, secondo te come va a finire. E questa cosa li ha interessati molto, perché poi queste categorie le riutilizzano. Professoressa, ma il compito sarà strutturato, semistrutturato, aperto? Faccio, vabbè, metto 3 domande strutturate, una semistrutturata e una aperta, e loro si sentono, lo fanno anche più volentieri se sanno qual è il termine tecnico. E quindi è stato divertente. Anche qui avevo messo dei vincoli, un certo numero di esercizi strutturati, un certo numero di esercizi semistrutturati, almeno una prova aperta. La cosa che poi però li ha tenuti un po' stretti sul numero di esercizi, non si sono sbizzarriti, è che poi ogni brano, abbiamo preparato un calendario che nel corso di 3 mesi abbiamo portato avanti questo lavoro, e il ragazzino veniva alla cattedra, presentava il proprio brano, poi lo distribuiva ai compagni e per la volta successiva i compagni dovevano fare gli esercizi. Quindi devo dire che questo li ha un po' frenati sulla fantasia, soprattutto sulle prove aperte, si sono trattenuti, hanno scelto, fatto più crocette, va bene. Alla fine io questo l'ho lanciato così, senza pensarci troppo, perché lì la nostra antologia offre spesso, è un'antologia un po' vecchia, quindi non ha il volume best a parte, ha spesso dei percorsi semplificati al termine dei brani che considera più significativi. Quindi ho detto, chi vuole, facoltativo, lo può fare, vi aumento il voto. L'avevo detto invece che in base 10, poi lo ricalcolo in base 12. Qualcuno ci ha provato, devo dire che questo lavoro non è stato fatto molto bene, ma io poi ci ho ragionato, perché non è stato fatto molto bene? Perché qui non ero stata chiara nelle condizioni.
consegne. Allora, poi riguardando, perché appunto l'avevo un po' improvvisato, riguardando i loro testi semplificati, in 5 o 6 avevano provato, ci abbiamo rilavorato dopo, abbiamo detto perché non funzionano questi testi semplificati. Allora ci siamo dati dei criteri, cioè d'ora in poi quando dobbiamo costruire un testo semplificato come deve essere fatto, al di là di avere il supporto delle immagini, che è il motivo per cui io non ho fornito il mio esempio, perché su questo mi ritenevo incapace, ho detto vedete dal libro, io le immagini non so disegnare, non ho voglia di cercare fumetti, fate voi. Però invece sul testo, sì, su questo ho dato delle indicazioni. Abbiamo riflettuto che sul piano del lessico servivano parole di uso comune e di significato concreto piuttosto che di significato astratto, perché sono più facili da capire. Per quanto riguarda la scelta della morfologia, vanno benissimo nomi e verbi, ma era meglio limitare gli aggettivi e il numero di avverbi. Poi soprattutto, questo per me è stato molto utile, abbiamo riflettuto sulla sintassi, periodi brevi, e questo glielo dico sempre, quando scrivono fate periodi brevi, e abbiamo visto che era bene privilegiare la coordinazione, cioè se proprio non si poteva fare un periodo, una proposizione, se le proposizioni dovevano essere due, meglio usare la coordinazione. Per la subordinazione avevamo un po' sdoganato la relativa, vabbè possiamo usare anche le relative, però avevamo detto che in realtà le altre subordinate nel testo semplificato non ci dovrebbero stare, perché il testo non è semplificato. Perché dico che questo è stato un lavoro molto significativo? Perché loro studiano la grammatica, io faccio molta grammatica, mi piace, almeno 2 ore a settimana, l'interrogo continuamente, ma loro hanno sempre l'impressione che una cosa sia l'antologia, una cosa scrivere, una cosa è la grammatica. Non è difficile farli capire che le categorie che noi studiamo sono degli strumenti che poi ci servono a capire meglio il testo e a produrre meglio il testo. Quindi mi guardavano, ah sì, ma lo stiamo facendo analisi del periodo, la coordinata e la subordinata? Sì, in cui eravamo già all'inizio dell'anno quando abbiamo fatto questo lavoro, e quindi all'inizio anche dello studio dell'analisi del periodo. E hanno imparato ad applicare questi concetti per la produzione di testi semplificati, quindi anche qui c'era un compito quasi reale della grammatica. E è stato interessante anche per loro, perché devo dire che poi hanno iniziato ad usarle con più consapevolezza queste strutture. Detto questo, io mi ero programmato degli obiettivi. Nel momento in cui ho presentato questo programma, questo progetto, l'ho presentato anche alla scuola, perché abbiamo fatto la presentazione ai genitori, infatti una delle competenze richieste poi era quello di saper spiegare cosa avevano fatto nel corso dell'open day. Poi in realtà c'erano anche altri genitori che erano venuti a visitare la scuola, quindi avevo preparato, avevo fatto una programmazione ufficiale, e gli obiettivi che avevo immaginato erano questi, cioè sviluppare il piacere della lettura e della condivisione dei romanzi letti, questo abbiamo fatto, imparare a scrivere una biografia, ci siamo riusciti, consolidare l'abilità di comprensione e sintesi dei testi, spero che siano riusciti a ottenere anche questo, imparare a riflettere sui testi individuandone i punti principali e elementi meno chiari, e su questo abbiamo lavorato, conoscere le varie tipologie di prove scritte, ci abbiamo lavorato, e migliorare le competenze di esposizione in pubblico. Questo era quello che immaginavo di fare e ritengo di aver fatto, però c'è tutto un altro aspetto che non avevo preso in considerazione, cioè gli obiettivi collaterali, che sono dovuti al fatto che io ho chiesto, potevano fare le fotocopie, fare le taglia e incolla, però il mio modello, io avevo direttamente, avevo ricopiato tutto il testo, e loro quasi tutti hanno scelto di ricopiare, di ribattere al computer il testo. E allora io mi sono resa conto che loro non hanno idea, cioè loro sono sempre, hanno sempre computer, li usano per giocare, hanno sempre i tablet, hanno sempre questi cellulari di ultimissima generazione, però non hanno idea di come si scriva un testo con un programma di videoscrittura, non sanno dove vanno gli spazi, non sanno a cosa servono gli spazi. Se io metto lo spazio, poi la virgola la metto dopo, il computer, poverino, dice c'è uno spazio, mi va a capo con la virgola, e tutte queste cose non le sapevano, dove vanno le virgolette, dove vanno le parentesi. Quindi abbiamo imparato, abbiamo fatto lezioni di ortografia della videoscrittura. Poi abbiamo imparato a modificare, sembrano banalità, ma loro non lo sapevano fare, dove stanno i caratteri, abbiamo imparato a modificare, abbiamo cambiato lo stile, abbiamo riflettuto su cos'era l'allineamento del testo, com'è che si allinea a destra, si allinea a sinistra, si giustifica, e come si modifica l'interlinea, perché il computer dà delle impostazioni in automatico, loro non sapevano che si potevano cambiare le cose, non sapevano mettere le note, i numeri di pagina, non sapevano mettere la casella di testo. Questo alla fine la maggior parte continua a non saperlo neanche adesso, perché l'avevo dato come obiettivo facoltativo, non tutti hanno inserito la biografia nella casella di testo.
però devo dire che non avevo messo in conto di dover lavorare su questo aspetto e invece ho lavorato molto e sono insomma contenta di poterlo inserire nella programmazione, d'ora in poi lo farò sempre. E ritagliare qualche ora, dato che anche questo è italiano, cioè saper scrivere un testo al computer in modo che si capisca, che la punteggiatura sia al punto giusto, che le note non siano messe, o metto l'uno a apice, poi se mi scorre la pagina la nota va in un'altra pagina, no? Usavano degli espedienti veramente macchinosi, anche fantasiosi, ma no, non era un lavoro efficiente. E in questo modo insomma abbiamo lavorato veramente su questo aspetto e era una cosa che non avrei mai immaginato di dover fare, invece è stato uno degli obiettivi più importanti che ritengo di aver raggiunto con questo lavoro. Ah, ci sono domande. Sì. Un momento, stai ancora qui perché vediamo se ci sono domande. Mi interessava sapere come hai tecnicamente organizzato il lavoro, cioè se hai creato delle squadre che si sono divise il lavoro partendo dall'individuale e se sono stati dei ruoli fissi o hai deciso di farli cambiarli di volta in volta. Ecco, questo mi interessava molto, grazie. Sì. No, hanno lavorato individualmente, però in classe hanno scritto la biografia, loro hanno scritto le biografie a mano e poi ho detto le dovevamo mettere tutte in un unico file, poi a mano che passa l'antologia vedete che le biografie sono raccolte in fondo e quindi loro si alternavano alla LIM e mentre io facevo lezione, magari facevo, non so, correggevo gli esercizi, loro stavano, insomma, scrivevano e poi appena uno aveva finito io correggevo e dicevo a tutta la classe, ah vedete qui lo spazio l'ha messo male, sistemiamo le virgolette e insomma sistemiamo quello che c'era da sistemare, andava a posto e veniva il successivo. E per quanto riguarda invece il resto del lavoro abbiamo fissato un calendario, loro dovevano venire con il pacchetto già pronto, e brano scelto, titolo, introduzione, le note, gli esercizi e dovevano presentare brevemente il lavoro alla classe, poi distribuirlo e la volta successiva si correggevano gli esercizi e nel frattempo anch'io avevo letto il testo e dicevo a tutta la classe cosa c'era da rivedere in quel testo, che nel frattempo anche loro l'avevano visto in classe. In modo che andando avanti poi il lavoro si è raffinato, quelli che hanno fatto per ultimi avrebbero dovuto far meglio. In realtà devo dire che questo lavoro di miglioramento in corso non c'è stato. Quindi, però. Qualche altra domanda, curiosità? Nessuno? Dunque, allora ne faccio una io. Come... non ho capito bene, l'esperienza di far scrivere a loro gli esercizi mi sembra molto interessante. Perché è un cambiamento di punto di vista radicale, che secondo io trovo sempre molto salutare, come ormai sapete tutti. E a loro che effetto fa capire che gli esercizi che trovano sui libri sono scritti da qualcuno? Cioè che c'è una testa che scrive gli esercizi, che gli esercizi non crescono sugli alberi come le mele, ma che sono frutto, si sono resi conto di questo passaggio e come hanno reagito, mi interesserebbe anche sapere se poi i compagni, come hanno reagito i compagni che dovevano fare gli esercizi proposti da dei pari grado, cioè li hanno contestati, li hanno presi così. Allora, i compagni hanno accolto con molto entusiasmo il lavoro, erano anche curiosi di vedere gli esercizi che erano stati inventati dai compagni, anche perché, come ho detto, venivano privilegiate le prove strutturate, quindi le prove strutturate sono anche sono quelle le più facili. Le più facili, ma non lo so Roberta, su questo non sono convinta, da fare sono le più difficili. E poi a seconda di come sono, cioè da redigere, da preparare, sono le più difficili. E quello che invece ho notato e su cui abbiamo lavorato è il fatto che loro facevano gli esercizi su quello che avevano in mente, non sul testo. Quindi tante volte le correzioni che ho dovuto fare erano, guarda, questo nel testo non c'è scritto, questo lo sai te che hai letto tutto il romanzo, ma nel testo loro non lo potevano trovare. Oppure facevano domande magari sulle note, però la nota l'hai messa te, io avevo detto chiaramente l'esercizio sul testo, non sull'introduzione o sulle note. Quindi hanno avuto un pochino di difficoltà in questo passaggio, cioè nel fare riferimento al testo che loro avevano fornito ai compagni, piuttosto che all'immagine che loro di quel testo avevano in mente. Quindi dovevano
questo li ho dovuti guidare nel passo successivo. Dopo che ho fatto l'esercizio, devo andare a vedere se nel testo davvero c'è la risposta, perché non sempre c'era, soprattutto all'inizio. Poi su questo sì, si sono un pochino affinati andando avanti, dopo 2 o 3 volte che dicevo l'esercizio sul testo, non sulla nota, e l'esercizio su quello che avete messo, non su quello che sapete voi, allora poi hanno imparato un pochino il meccanismo. Grazie. Sì. Scusa, forse l'hai detto prima, però non mi è chiara ancora una cosa. Tu come consegna avevi dato a loro tutto questo lavoro, loro te l'hanno portato su un file, tu te lo sei visto e te lo sei un attimo organizzato a casa, o la correzione l'hai fatta in classe con la LIM insieme a loro? Quando prima dicevi loro venivano alla LIM e lavoravano, non ho capito allora, proprio in maniera pratica. Il lavoro, ho detto, è durato 3 mesi e ha avuto tante fasi. Allora, la prima, la biografia e gli argomenti, potevano scegliere se consegnarli scritti a mano oppure se consegnarli già scritti al computer. Però le biografie, dato che avevo bisogno che avessero un unico formato, un unico file, e comunque mi serviva anche per iniziare a lavorare sulla videoscrittura, loro poi le hanno copiate in classe. In questo modo un semitutoraggio, cioè loro scrivevano mentre io facevo lezione, quando avevano finito io glielo correggevo e lo correggevo davanti a tutta la classe. E invece poi tutto il resto del pacchetto, l'argomento e il brano con l'introduzione, il titolo e gli esercizi, me lo dovevano consegnare o via file, che era la cosa che preferivo. Poi a mano, se vedete passare l'antologia, vedrete che invece qualcuno ha fatto a mano, o ha fatto le fotocopie del testo e poi ha scritto a mano gli esercizi e l'introduzione. Qualcuno invece ha scritto completamente tutto a mano, e vi segnalo una ragazzina, poi la troverete, che lei ha fatto tutto il lavoro dall'inizio alla fine col computer. Quando poi si è trattato di consegnare proprio l'ultimo lavoro, e quello definitivo da inserire nell'antologia, le ha detto: a me però piace di più scritto a mano, e si è messa lì e l'ha copiato tutto a mano, e però ha lavorato al computer tutto il tempo, ha acquisito le competenze di videoscrittura che hanno acquisito gli altri, ma poi ha scelto la scrittura manuale. E io poi insomma mi ero fatta consegnare la penultima bozza prima delle vacanze di Natale, ho passato le vacanze di Natale a ricorreggere tutto, poi gli ho riportato e l'ho dato un'altra settimana, mi hanno portato loro le stampe, perché insomma anche a casa starmi a stampare 100 pagine di cose, e poi lì ho inserito insomma nelle cartelline, infatti le pagine vedete sono messe a mano perché non le volevo ripassare nella stampante, solo per mettere il numero, quindi insomma abbiamo concluso in questo modo. Ok, grazie mille. Nessun altro? Sì, ecco, mi sembrava. Volevo sapere se è una terza, vero questo? È una classe terza. L'obiettivo di favorire il piacere della lettura, sei stata in grado di rilevarlo poi nel tempo? Hai potuto registrare questo... se questo obiettivo è stato raggiunto, almeno in linea generale, ecco, non... Come ho detto all'inizio, erano già una classe di amanti della lettura, però abbiamo fatto circolare dei libri, ora, e dei libri che sono quelli che piacciono a loro e che io magari non conosco. Ora, io ho una figlia che va alle medie, quindi sono abbastanza dentro anche a quello che leggono questi ragazzini, però sinceramente tante cose non le conoscevo, le ho conosciute attraverso di loro, e mi ha fatto un pochino ridere la reazione di un ragazzino che aveva iniziato a leggere la saga Allegiant, Insurgent, Divergent, aveva iniziato a leggere Insurgent quando tipo qualche giorno dopo veniva presentato il romanzo successivo nella saga, che partiva dalla fine del romanzo precedente, quindi anche se noi avevamo cercato di fare in modo che questo piacere della lettura non si perdesse, lui: no, mi avete raccontato il finale, ora che so da dove parte questo, so dove finisce quello che sto leggendo io. Quindi tanti hanno partecipato in maniera attiva, si sono scambiati i libri, poi ne parlavano in classe. Io devo dire anche quando do da leggere dei libri, magari scelgo un tema, ne do da scegliere 2 o 3, e poi in classe, prima di fare la verifica per vedere se l'hanno letto, ne parliamo. E vedo che loro no, lo leggono, sanno dare dei pareri, mi sanno dire: non ho capito questa cosa,
ma sanno dire cosa non hanno capito o cosa non gli è piaciuto. E i ragazzi e i compagni sanno spiegare cosa era successo, hanno detto, ah, ma te non hai capito questo, non hai letto bene quest'altro. Quindi effettivamente si è creato nel corso dell'anno una specie, facciamo delle ore di salotto di lettura, parliamo di quello che abbiamo letto. Quindi spero che poi questa cosa se la portino dietro. È vero che partivano già avvantaggiati, perché più o meno tutti amavano già leggere prima di fare questo lavoro. Quindi secondo te è da praticare comunque questa... Allora io devo dire che anche in una classe dove ci sono per esempio 3-4, perché ora si va a 3-4 DS alla volta in ogni classe. Però magari lì si fornisce un audiolibro, per quello non è un problema. Insomma, vedo che i rappresentanti ce li portano spesso, io li tengo sempre da parte e poi in queste occasioni li distribuisco. Quindi non è che la dislessia deve essere per forza un ostacolo a questi lavori. E ci vuole tanta buona volontà, perché se tutti i ragazzi non rispettano le consegne, allora anche per l'insegnante è difficile concludere il lavoro. Io poi avevo il tempo, la scadenza per l'open day dovevo aver finito, perché lo dovevo presentare ai genitori e alla cittadinanza che veniva a visitare la scuola, quindi sono stata col fiato sul collo a tutti, perché volevo far bella figura, ma comunque insomma penso che i ragazzi siano riusciti a far bella figura, i genitori erano molto soddisfatti. Ci sono due grossi problemi: tantissime fotocopie, se siete in una scuola dove vi contano le fotocopie, e qui è un problema. Io poi ho dovuto inserire questo lavoro in un progetto di un'associazione sul Risorgimento che mi ha regalato 50 euro. Io ho detto, allora datemi un'altra scheda di fotocopie, perché io le mie le ho finite. E poi il lavoro è che io nel primo trimestre ho dato pochi voti, e magari se avete dei genitori che, ah, ma il bimbo c'ha solo un voto, io l'ho detto a tutti, l'ho detto al consiglio di classe ai rappresentanti, ho detto, questo dell'antologia sarà un voto solo, però sono 5 competenze diverse, quindi ne vedete verbalizzato uno sul libretto e sul registro, però c'è tanto lavoro dietro, e famiglie che comunque mi sono state dietro. Però poi dipende anche dall'ambiente, in certi posti se magari vai a mettere 6 e il bimbo l'avevi interrogato una volta sola ti fanno storia, allora non è il caso. Grazie. A sana concretezza di Francesca io la trovo sempre sublime, perché ha perfettamente ragione. Una domanda per quanto riguarda la scelta della pagina: hai lasciato ogni ragazzo libero di scegliere, o comunque, o in ogni caso hai dato un qualche criterio, non lo so, una parte narrativa, descrittiva, riflessivo proprio? No, ho scelto di lasciarli liberi. Poi il lavoro si può impostare in tanti modi. Io per esempio non ho fatto le introduzioni sui generi nell'antologia. Ora parliamo del fantasy. Uno può decidere di fare un'antologia di fantasy, allora li fa fare anche delle ricerche, degli approfondimenti, e allora dice, voi magari scegliete le descrizioni, voi dei dialoghi. Si può lavorare in tanti modi. Io è anche la prima volta che lo faccio, quindi ho fatto una prova un pochino generale. Devo dire che c'è uno spin-off da questa attività dell'antologia, e dato che abbiamo a Livorno un comitato per il Risorgimento molto attivo, cerco di coinvolgere sempre tutte le scuole, e che la mia scuola si chiama Mazzini, quindi siamo l'obiettivo privilegiato di questo comitato, ma ci invitano alle cene, agli aperitivi, fanno un sacco di cose per noi insegnanti. E allora io quest'anno ho scelto di partecipare, io insegno solo italiano, e poi insomma i miei studi sono più sulla filologia, la storia della lingua, quindi magari le cose di storia le so fare un pochino meno bene, mi ci devo preparare di più. Però quest'anno il concorso di questo comitato per il Risorgimento prevedeva un lavoro sui testi del Risorgimento, quindi ho detto, qui ce la posso fare. E quindi abbiamo presentato come progetto, appunto, progetto per un'antologia di testi del Risorgimento. Questa classe ha preparato una scheda tipo sull'Inno di Mameli, che era l'argomento centrale. L'altra terza che ho invece ha fatto più lavoro di archivio, ho ricercato su internet autori e opere, abbiamo fatto proprio l'indice. Quindi poi il lavoro si può manipolare in tanti modi, si può portare avanti, si può espandere a seconda di come reagisce la classe, di come piace di più a noi. Poi, insomma, fate quello che vi piace, perché così i ragazzi sono più coinvolti. Altra regola aurea, bene. Per esempio, a me il fantasy non piace, lo dico davanti a tutti. A nessuno. Quindi ne parlo sempre male, loro vogliono sempre leggere l'Hobbit, mi tocca rileggermelo perché non me lo ricordo, ma ognuno. Senti, guarda, sì. Allora, passiamo all'ispiratrice di questo lavoro, perché come ha detto Francesca Faleri all'inizio, l'idea veniva da un laboratorio
di Samuela Brunamonti di 2 anni fa, direi, vero? Ti ci sei ritrovata? Buonasera. Io vorrei, dunque, aspettate un attimo. C'è scritto Brunamonti. Eccolo qui. Bene. Buonasera, vorrei ringraziare tutti i colleghi sia che mi hanno scritto e quindi mi hanno riferito alcune attività didattiche, sia che oggi hanno detto insomma di aver provato alcune delle indicazioni che ho dato sia nella prima lezione del corso di quest'anno sia nella lezione di 2 anni fa, perché devo dire che mi ha emozionato sentire che alcuni tentativi che come ciascuno di noi fa in classe, si accorge che ci sono delle buone pratiche, non tanto buone ma diciamo sperimentate, e ci si rende conto davvero che sono efficaci, rendersi conto che questo si può passare a dei colleghi che sono trasmissibili è stata una bella esperienza, e quindi insomma grazie a Roberta e all'Accademia dei Lincei che offrono questa opportunità che mi sembra davvero unica, perché è un'occasione di scambio, di comunicazione davvero molto, molto particolare. Ho pochi minuti e quindi avevo chiesto appunto a Roberta l'occasione di puntualizzare alcune cose che nella prima lezione ero riuscita a dire soltanto velocemente. Eventualmente, siccome ho dedicato la prima lezione di questo corso ad alcune indicazioni su come intendere i testi come unità di comunicazione, quindi educare i ragazzi, o come dicevano appunto i vari colleghi, ad una comunicazione reale, perché quando si diceva i ragazzi sono invitati a scrivere qualche cosa di reale, di concreto, sono abili. Si è parlato oggi tanto delle presentazioni ai genitori, ad esempio io ogni volta che devo raccontare qualche cosa ai genitori mi faccio scrivere da ragazzi su dei foglietti anonimi in modo tale che possano essere liberi di esprimersi, i punti di forza, i punti di debolezza della scuola, del progetto, di un'attività particolare, ed è sempre un modo di invitarli, diciamo, ad una premessa di test argomentativo e, che per loro è motivante, perché si rendono conto di avere appunto un destinatario reale, che è quello dei genitori o del consiglio d'istituto, a seconda insomma del... Insomma, cerco di sfruttare, come facciamo tutti, le occasioni di comunicazione reale. Laddove non è possibile, si diceva appunto nella prima lezione, si può far finta che, cioè utilizzare una comunicazione, si diceva, che rientra, diceva di programmare una traccia di un testo che i ragazzi possano scrivere, in cui tutti gli elementi della comunicazione sono presenti. Si chiarisce bene al ragazzo qual è l'emittente, l'autore del testo, quale sarà il destinatario principale, quale secondario, perché si diceva che comunque l'insegnante è sempre un destinatario presente e a volte è il primo e unico destinatario dei testi, e così via. Non voglio ripetermi, oggi volevo semplicemente farvi vedere altre tracce concepite secondo questo criterio e ragionarne con voi. Insieme al video della lezione, ho visto che si possono inserire anche delle slide, io vi metto alcune delle tracce che negli anni ho dato con questa con questo input, poi se qualcuno di voi ha voglia di guardarsele e anche di scrivermi, possiamo continuare questa comunicazione in modo diverso. Ecco, questa esigenza, non ho detto la prima volta, che è nata dal fatto che io qualche anno fa ho tenuto per 3 anni dei corsi di scrittura agli studenti di informatica umanistica, e agli studenti nel test d'ingresso chiedevamo di scrivere 2 lettere diverse, una lettera informale e una lettera formale di presentazione di se stessi. E questo esercizio, che quando lo concepimmo con le colleghe ci sembrò piuttosto banale per degli studenti che avevano appena scritto il testo di maturità, invece rivelava il fatto che i ragazzi non concepivano la scrittura come appunto una unità di comunicazione, quindi che aveva un destinatario, che aveva uno scopo che ogni volta cambia. La presentazione di se stessi ad un amico o ad un qualcuno che deve assumerti è completamente diversa, e quindi da lì è nata l'esigenza, quando poi mi sono ritrovata davvero in classe, di far lavorare già i ragazzi su questo. Quindi questa
queste tracce ve le andrete a vedere. Però una cosa che mi, perché appunto anche le indicazioni ministeriali suggeriscono che i ragazzi devono scrivere testi di tipo diverso, corretti, coerenti e coesi, ma adeguati a scopo e destinatario, e di questo a volte, pressi dall'esigenza di controllare altri aspetti nella scrittura, ci dimentichiamo. E dicevo, un punto però che mi piace sottolineare, se vedete questa traccia, se vi potete soffermare solo sulle prime due righe, poi la leggerete con calma, io ho messo nella traccia: rispondi alla seguente lettera e fai un riferimento al brano Il primo giorno di scuola di Fabrizio Gatti. È un brano che loro hanno nell'antologia, che racconta dei problemi di un ragazzino straniero che si ritrova in una classe di italiani e deve entrare a scuola. Ecco, l'aspetto della intertestualità, che è uno dei criteri di Dressler e De Bogrande della linguistica testuale, è un aspetto a cui tengo molto, ed è quello anche per cui avevo suggerito questo esercizio dell'antologia di classe, perché i ragazzi possano capire e affrontare il rapporto fra testi diversi. Quindi invito sempre, è un po' un'anteprima, diciamo così, di quello che alla scuola superiore sarà la vera e propria scrittura documentata, che è parte integrante dell'esame di Stato. Però educarli a saper citare, commentare dei testi, in questo caso era un testo che avevano letto, sapevo che tutti lo avevano letto perché lo avevo dato da leggere il giorno prima, cioè ora sapevo, diciamo, ero ottimista, auspicavo, brava. E però si può dare appunto di fare riferimento ad un film visto, ad un'esperienza fatta, però sempre la necessità di curare questo rapporto fra testo primario e testo secondario. Quindi questo mi piaceva sottolinearvelo. Dicevo, il tempo è poco, quindi mi preme darvi un'altra indicazione, quindi le varie tracce le troverete online, darvi una carrellata di quello che è per me il modo di affrontare la didattica della scrittura in classe. Si parte necessariamente da una buona traccia, quindi il primo lavoro dobbiamo farlo noi, non lo devono fare loro, perché dobbiamo capire bene che cosa stiamo chiedendo ai ragazzi. E so che anche l'Accademia dei Lincei si occupa del rapporto tra l'insegnamento della matematica e l'insegnamento dell'italiano, perché i nostri colleghi di matematica scoprono che le difficoltà nella risoluzione dei problemi stanno a volte in difficoltà linguistiche. Quindi non si riesce a capire bene il quesito e quindi non si riesce a trovare la soluzione. Io direi che è il momento per noi docenti di italiano di pensare anche al contrario, cioè spesso occorre pensare una traccia di italiano come se dessimo ai nostri ragazzi un quesito di matematica che ha dei dati espliciti, dei dati impliciti. Ogni volta che i ragazzi devono risolvere un problema devono prima fare un disegno. Ecco, questo è quello che devono fare i nostri ragazzi quando devono affrontare un testo, è la progettazione del testo, è la scaletta, la mappa delle idee, come la volete chiamare. Cioè, occorre cercare di dare delle indicazioni per scrivere i testi che, come dicevo l'altra volta, ci diano la soddisfazione, diciamo così, in fase di correzione, di scrivere accanto ad un periodo, accanto ad un paragrafo, giusto, sbagliato, coerente con la traccia, incoerente, coerente con il destinatario oppure non adatto a quel destinatario. Hai risposto allo scopo, cioè hai trovato la domanda che era nella traccia e gli hai saputo rispondere, oppure non l'hai trovata. Non so se sono riuscita a spiegarmi, però se i nostri colleghi di matematica stanno cercando di ragionare con la mente della linguistica, forse noi dobbiamo imparare a ragionare come loro ed essere un pochino più tecnici quando diamo dei compiti e quando li correggiamo. E quindi, per quanto riguarda il progetto, mi sono divertita a cercare un po' di foto di repertorio.
la fase della progettazione è una fase in cui i ragazzi non devono mai essere lasciati soli, perché dire scrivi una scaletta, scrivi una mappa di idee è un processo molto complesso. E quindi ora ho trovato qualche foto così, mi sono sempre divertita a partire o dai post-it o da dei foglietti per cercare di aiutare loro nel percorso che porta dall'idea alla scaletta, oppure dalla scaletta all'idea secondaria e così via. E come dicevo prima parlando con una collega, spesso per far capire che non bisogna saltare nessuno di questi percorsi, spesso assegno soltanto la realizzazione di un percorso. Non devi fare il tema, mi devi portare solo la scaletta. La scaletta, ma non la scaletta di un tema che poi farai, perché altrimenti stanno bene attenti a farla non troppo complessa e non troppo ricca, perché poi la devono, la scaletta di un tema che poi loro non realizzeranno, oppure chiedo soltanto la lista disordinata di idee. È una cosa a cui credo molto, perché dico sempre che le idee vengono all'inizio, non vengono quando ormai hai già chiaro tutto l'impianto del test, e quindi poi qui vediamo che vengono spostati con lo scopo, perché le singole idee poi vengono in, questa è un'aula dove non c'è la LIM, noi abbiamo soltanto una LIM per 5 classi, quindi dobbiamo cercare di riprodurre quello che si fa insomma con la LIM anche con il cartaceo. Ecco, questo era un aspetto che mi premeva sottolineare. Poi, chiudendo il cerchio con quello appunto che vi avevo raccontato 2 anni fa e che citava il professor Della Croce, riguardo all'avere testi di appoggio, al saper rubare da un testo i trucchi d'autore, credo che una volta che loro hanno chiaro che cosa devono scrivere, hanno bisogno di un bagaglio di strutture testuali, che non sia solo un bagaglio di strutture testuali fisse, cioè quelle che troviamo anche nei manuali che ci insegnano a scrivere il testo descrittivo, a scrivere il testo narrativo, argomentativo e così via, ma saperlo estrapolare dai testi in modo semplice. Non si può chiedere a loro subito di capire la struttura di un testo, però insegnargli ad avere un occhio diverso. I ragazzi di prima hanno detto quest'anno che gli insegno a mettere gli occhiali a raggi X, nel senso che ogni volta che si affronta un testo si prova a vedere che cosa si può rubare da quel testo. Nella lezione di 2 anni fa vi avevo parlato dell'inizio del romanzo di Yoffo, Un sacchetto di biglie, perché questa è una descrizione unica nel suo genere, insomma ne avevamo parlato, e insegna tanti aspetti del testo narrativo descrittivo. Però per semplificare, si può cercare di rubare un trucco d'autore, di prendere solo la struttura di un testo, anche semplicemente dai titoli. Qui ho scelto alcuni titoli di favole o di romanzi che leggono in questo periodo, perché ad esempio il sacchetto di biglie, nel romanzo Un sacchetto di biglie, qual è il trucco? Che il titolo prende un dettaglio del testo, un dettaglio di cui si parla nella prima pagina del testo, quindi si parte da un dettaglio. Un altro dettaglio nel romanzo Fahrenheit 451 è la temperatura alla quale bruciano i libri, quindi è un dettaglio tecnico, un numero che rispetto a tutto il romanzo appunto è un aspetto secondario. L'isola del tesoro è l'obiettivo dei personaggi della storia, solo per farvi un esempio. Allora ci si può divertire, invece di partire da una struttura non nota ad una struttura nota, si può partire da una giocare a cambiare le strutture ai testi. Non so se, cioè, il Cenerentola, se dovessimo dargli un titolo che ruba, diciamo, la struttura del sacchetto di biglie, come si intitolerebbe? Si intitolerebbe La scarpetta d'oro, di cristallo, a seconda delle versioni, perché tra Disney e l'originale cambia molto. Oppure se dovesse imitare Fahrenheit 451, che tipo di numero
numero potremmo trovare nella storia di Cenerentola che potremmo mettere come titolo, quindi il numero dei collaboratori di Cenerentola al momento di andare al ballo. Taglia 32, dice Roberta. Oppure il bambino di vetro che di Fabrizio Silei sarebbe la ragazza di cenere, Cenerentola, se volessimo usare la metafora. Cerco di andare un po' a caso per farvi capire che si può trasmettere ai ragazzi la voglia di andare a vedere come sono costruiti i testi e da lì partire. E quindi vi racconto velocemente un aneddoto, perché nell'antologia quest'anno abbiamo trovato questo testo che parla dei ragazzini di strada, si intitola La peggior punizione è vivere in strada, il titolo del libro invece è Noi bambini di strada. E dopo aver analizzato questo brano ho detto ai ragazzi: ma qui c'è qualche trucco che possiamo imitare, ed è stata una rivelazione, perché i ragazzi si sono resi conto che il brano iniziava con l'argomento principale: la mia peggior punizione fu quella di vivere in strada, ci sono mille difficoltà da affrontare e da superare in strada, e poi c'è una riflessione. Il ragazzo comincia a raccontare la sua vita e dice: sono nato il 7 ottobre 1988 e così, in una casa vera e piena di affetto. A un certo punto il padre, di fronte a lui che comincia a preoccuparsi della situazione economica della famiglia, gli dice: tranquillo figliolo, tutto si sistemerà, e il brano finisce così. Il ragazzino finisce in strada e quindi la gente mi diceva sempre: domani ti aiuto, domani ti aiuto. Ma il giorno dopo nessuno mi aiutava, anche loro mentivano, come mio padre quando disse che le cose a casa sarebbero sicuramente cambiate. E allora vi racconto un aneddoto, perché poi nel compito in classe successivo tutti sono stati molto ricchi nell'esporre, quindi ho detto: ragazzi, ma che cosa è successo? E allora un ragazzino me l'ha raccontata così la struttura di questo testo su cui avevamo lavorato, e ha detto: ho sparato l'informazione principale, perché per fargli capire che c'era subito l'informazione principale avevo usato io questo verbo, ho sparato l'informazione principale. Poi ho ricominciato da Adamo ed Eva, perché qui appunto il ragazzo ricomincia dalla nascita, ma avevamo sottolineato il fatto che ricomincia dalla nascita raccontando non tutta la sua vita, ma solo gli elementi della sua vita che sono necessari per raccontare il finale. E questa è stata una cosa illuminante per loro. Quindi se hanno raccontato di una gara di ballo, di una partita di pallone, quando hanno ricominciato e sono andati indietro, hanno raccontato solo ciò che era significativo, perché capisse che poi erano diventati ballerini e calciatori, non hanno saputo fare una carrellata all'indietro ma significativa. Quindi dice: ho sparato l'informazione principale, ho ricominciato da Adamo ed Eva, ho messo 2 o 3 fotografie e mi sono ritrovato alla metà del tema, non me ne sono nemmeno accorto. Questa è stata la sintesi. E perché 2 o 3 fotografie? Con questo vorrei concludere, perché non voglio approfittare della vostra pazienza, perché come diceva Ovidio, aveva detto che sia Calvino che Tabucchi si occupano di disegnare con le parole, io credo molto nel fatto che bisogna educare i nostri ragazzi ad una concretezza della scrittura, cioè a dire cose vere, cose che vedono, che mangiano, che annusano, e non concetti astratti. Se mi dicono appunto che hanno vissuto il momento più bello della loro vita ma non me lo sanno far vedere, vuol dire che non hanno capito che cosa significa scrivere per comunicare, appunto. E allora ho inventato questa idea della macchina fotografica, cioè che quando scrivono devono far finta di fare fotografie. E quindi, visto che si tratta di una prima, ora qui avevo messo una citazione, e volevo invitarvi al fatto di andare a vedere anche con loro, ora davvero online si trova di tutto, ad andare a vedere con loro come l'intera essenza di una situazione, come dice questo fotografo, viene riportata nella copertina, e quindi si può vedere nelle varie edizioni di un testo come viene
visualizzata l'immagine del, in questo caso del, del sacchetto di biglie. Si vede ad esempio che alcuni editori mettono sempre la stella gialla in, in primo piano per far capire la storia, non l'edizione che vi avevo mostrato io, e altri invece si disinteressano del titolo, il sacchetto di biglie, ma mettono in copertina altri dettagli della storia. Questa è una scena che c'è davvero nel, nel romanzo, in cui appunto questo tedesco schiaccia la mano di questo ragazzino. E lo stesso questa copertina che rappresenta il momento di riflessione iniziale di questo padre. Ora non, non ho detto appunto che il sacchetto di biglie è la storia di questi due ragazzini che fuggono dalla Francia occupata dai tedeschi, e il padre inizia la storia dicendo: chissà se mai un giorno capiterà alle prossime generazioni di dover di nuovo mettersi questo sacco in spalla e ripartire. Quindi l'editore ad esempio mette come immagine, come fotografia, questo, questo ragazzino con il sacco in spalla. Dicevo, quindi si può lavorare con loro anche sulla, con, su una metacognizione, sul perché delle, delle copertine. Però ho inventato questo, cioè di farmi, una volta che hanno completato il testo, di far mettere a loro con il lapis e disegnare una macchina fotografica quando hanno inserito una parte descrittiva che potrebbe essere la descrizione di una fotografia. Vi avevo messo appunto la citazione di Bresson che dice: la macchina fotografica è il mio blocco di schizzi. Io con i ragazzi vorrei fare il contrario, cioè il blocco di appunti. Il, vorrei che il loro blocco di appunti diventasse la loro macchina fotografica, e quindi quando inseriscono un paragrafo dove c'è una concretezza descrittiva mettono la macchina fotografica, dove c'è una riflessione su quell'immagine mettono il bambino che pensa. Poi ognuno ovviamente lo disegna, mi sono divertita a fotografarvi alcune delle, questa addirittura all'inizio e alla fine della riflessione, ero molto felice perché lei mi stava proprio a cuore. Mette il bambino che pensa sia all'inizio e alla fine fra parentesi, quindi molto precisa. E quindi vari modi, alcuni mettono queste immagini grandissime, altre più piccole, che però serve per fargli prendere coscienza del testo che hanno appena scritto, perché laddove si trovano ragazzi che non riescono a progettare il testo, non riescono, per quanto si possa far esercitare, li possiamo far esercitare a programmare ciò che diranno, allora bisogna lavorare sulla fase di progettazione alla fine, e quindi gli faccio scrivere l'indice, gli faccio controllare l'indice del loro, e questo funziona sempre, perché appunto è una metacognizione della, della propria scrittura che è importante. Se non lo si fa all'inizio, bisogna farlo alla fine, ma bisogna capire che abbiamo scritto dei paragrafi, abbiamo scritto dei nuclei informativi. Non si può pensare che scrivere un testo sia scrivere un elenco di ciò che ci, di ciò che ci viene in mente. Quindi, per farvi un esempio, accanto a queste fotografie un ragazzino parlava della paura e diceva: la paura ha bussato alla mia porta quando ho visto il primo film horror con mia sorella. Eravamo sdraiati sul divano, i miei piedi toccavano la sua testa toccava i miei piedi, e tutti e due avevamo la coperta sotto gli occhi per la paura, e quindi questa è stata la sua fotografia. Oppure, questa è una scena da comunione dei nostri giorni, ero vestito con un lungo abito bianco, un rosario al collo e delle Converse americane ai piedi e dei capelli col ciuffo come se fosse passata una ventata di vento. Tante volte non si... oppure appunto si può dire: no, questa non è una fotografia se accanto mettono un'immagine, diciamo, che non è adatta. Ad esempio, una ragazzina ha messo la foto accanto alla frase: negli occhi dei miei genitori si vedeva gioia, felicità, amore. Questa non è una foto, non come la intendo io. Voglio che i loro testi siano concreti, cioè che davvero mi descrivano quello che potrei vedere in una foto. La stessa fatica che si fa quando
grammatica, appunto, mi diceva Francesca, si parla della differenza fra nomi concreti e nomi astratti. Ecco, il tempo è scaduto, volevo ora parlarvi ancora del modo di ragionare con le immagini. Vorrei concludere con questo, che occorre poi che loro sappiano, io ho usato l'espressione la promozione ad alta voce dei loro testi, cioè che loro abbiano degli spazi in cui leggono ad alta voce il loro testo, e certe volte, soprattutto per premiare coloro che hanno più difficoltà ortografiche, dico il prossimo compito lo dovrai leggere ad alta voce, quindi loro sanno che non possono scrivere tutto, cioè possono raccontare solo quello che vogliono raccontare ai compagni, e non considero gli errori, diciamo così, di ortografia, conta quello che loro leggono ad alta voce, e devo dire che è un esercizio che funziona, perché spesso i compagni non, coloro che hanno più difficoltà di scrittura non hanno la più pallida idea di che cosa significa scrivere bene, quindi riescono a rubarsi l'un l'altro alcuni trucchi, e forse questo tipo di lezione, diciamo, ha dei risvolti di cui noi non ci rendiamo conto, perché di fronte ad una sollecitazione del docente, loro, i più bravi, diciamo così, rispondono, ma rispondono con strumenti loro, e i compagni riescono a capire quali sono le strategie. Non so se diciamo che è un insegnamento indiretto che gli arriva con alla loro stessa lunghezza d'onda, e funziona. Veramente questo è un esercizio che porta via del tempo, però, come diceva Francesca, c'è anche l'ansia del voto. Si può dare il voto per l'interrogazione orale, perché comunque a tutti gli effetti una produzione orale, con appunti oppure con il testo stesso, e devo dire che è molto efficace. E riguardo alla sollecitazione che vi avevo dato la prima volta del fatto di utilizzare questo testo da leggere ad alta voce per l'esame di Stato, anche l'esercizio di cui vi ha parlato Francesca, io l'ho utilizzato un anno come diciamo introduzione all'esame di Stato, e ciascuno di loro, ora io mi erano rimasti soltanto alcuni dei cartelloni perché altri li avevano portati via i ragazzi, alcuni di loro li hanno portati all'esame di Stato, hanno fatto ciascuno di loro un cartellone con la pagina dell'antologia, quindi qualcuno ha deciso di scrivere tutto a mano, qualcuno è un lavoro meno strutturato di quello che ha fatto Francesca, ma la commissione ha la possibilità di vedere quanto è stato curato l'aspetto grafico, che tipo di testo è stato scelto, che tipo di analisi è stata fatta. Io a me piace molto anche dare nelle parti dell'antologia un aspetto che non c'è nelle antologie scolastiche, ma che è l'esperienza di lettura. Ciascuno di loro racconta perché ha scelto quel libro, che cosa gli è piaciuto del libro, a chi lo consiglierebbe, come lo ha letto, se tutto d'un fiato, con fatica, perché appunto queste antologie poi vengono lette anche dai compagni, e comunicare l'esperienza è sempre importante. Comunicarla, appunto, come diceva anche Francesca Faleri, ad alta voce, perché poi la promozione alla lettura passa attraverso la loro voce. Io gli dico sempre: vediamo quanti libri riuscite a vendere alla classe, e allora poi li faccio alzare la mano in base a quanti libri hanno venduto con quella presentazione. Insomma, ogni tanto bisogna essere un po', e ognuno poi ci mette il suo. Le varie parti che vedete del testo sono appunto la biografia, il commento, la recensione d'autore e così via. E qui vedete alcuni degli aspetti che e quindi anche semplicemente con il colpo d'occhio il collega di arte, il collega di scienza, a seconda dell'argomento, insomma, possono comunque avere un'idea di quello che è stato fatto. E devo dire che questa idea di trovare una cornice, un contenitore per i lavori dei ragazzi funziona sempre, quindi come ci ha presentato per il calendario, per l'antologia di classe, cioè ogni volta che loro producono un testo, se viene preso e messo da parte
anche per loro anche il bel voto, ma non è una grande soddisfazione, mentre invece vedere che poi tutto entra in un contenitore che è poi una cornice narrativa che diventa una narrazione per i docenti, per i genitori, per loro stessi, per il loro futuro, come ci dicevano i ragazzini, è comunque un bel modo di far capire che appunto i testi comunicano all'interno dei libri, comunicano in un compito in classe e così via. Grazie. Bene, allora direi che anche quest'anno, come gli anni scorsi, è stato confermato e dimostrato che l'ultimo incontro è il migliore. Io davvero ringrazio moltissimo Maria Riccarda, Ovidio, Cristina, Francesca e Samuela per essersi prestati a questo incontro finale. Ringrazio di nuovo tutti voi. Mi raccomando, le schede di valutazione lasciatele compilate. Buona fine di anno scolastico e, se vorrete, ci vedremo anche il prossimo anno. Grazie a voi.